Ue Ue, ue, ue. L'abbiamo già detto se non si muove dal gonfiabile non puoi considerare la tua ragazza. No, ma come? Mi hai promesso che non glielo dicevi in live ora ti lascio. No, dai, ti prego, amore, torna qua. <ride> uh. Uh, vabbè. Buongiorno a tutti. Buon sabato. Ehm... La mia ragazza <coughs> esiste, è vera, è reale. I capelli, capelli strani, vero? Ehm... Ehm... Si chiama: inizia con la M e finisce con la P. Marvel Snap Oggi, snappatina. Ultima snappatina prima della nuova season, eccoci qua. Titolo cambiato, perfetto, e eh, cioè, anche la tua ci sta. È, è, molto, è molto, popolare, cioè. molto popolare. Molto popolare, molto popolare. Non è malvagia Gags 0 su 10 0 su 10. <ride> Però. Però è poliamorosa, È come Mamm. Popolare. Tra l'altro ho visto molti e dicevate, ma io la conosco già, Mamm. E vabbè. Ma um, devo dire che avevo progettato una roba. Cioè, tipo, vediamo. Però non sono riuscito a cercarla in tempo. Uh, vediamo un attimo se ci sta. Sukuzuku. Uh, Buongiorno, Vediamo un attimo questa cosa. Ricky, grazie mille per il Prime Ben tornato nella flotta spaziale per il sesto mese, grazie mille. No, non ci stava. Volevo trovare un green screen. Un green screen di boh, di una ragazza che camminava. È il karma per avermi riso in faccia quando ti ho chiesto il bullet di Hetnot. <ride> ma me lo devi mandare, eh, ma ma visto che così The Bottom of ci svegliamo con l'uomo tra di The Secret Invasion, eh, no Willy. Eh, forse sì, non mi ricordo i fusi orari. Comunque, eh, tra Stanotte e lunedì usciranno i trailer di Spider-Verse, di Secret Invasion, di Blue Beetle, forse dei Guardiani della Galassia. però mi sembra troppa roba. Oppure Guardiani. Eh, però sì. Ma ti sei pure fatto il ciuffo? Non è un pesce da spunta mo' spuntala sotto la scrivania. Eh, è vero. Ecco qua, mamma <ride> Io sono fidanzato con Rainbow Six, ci sta. Ci sta. Volevi eh, noleggiare una ragazza finta? No, 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 Zappa, o te. Ciao, Jackie! Dicono che dai 25 anni ormai sei da buttare. Ma come da buttare? Ma no! Ah, ieri ho visto Nope. Ti ricordi quello di Alieggio? Che vuol dire Alliegio? Alieno! Vabbè, ah, sì, me lo ricordo Nope, il film. Sì, sì, però non l'ho ancora visto perché uscì quando stavo in ospedale. Lo vorrei vedere. Mm. Sì, Willy, dura un minuto e qualcosa, però non si sa la data, in verità. Si cioè. presume lunedì perché lunedì mettono in vendita i biglietti, però... cioè. Anche se me, dai 25-26, uno è quasi morto. Vabbè, ragazzi, ma mi sembra eccessiva come cosa. Cioè, mi sembra eccessiva come cosa. Eh. Comunque, com'è iniziata la vostra giornata? Com'è iniziato il vostro sabato? Siete già caduti in qualche pesce d'aprile? Per caso? Come di merda? Perché che è successo, Pintux? Scampate a tutti, K. Sono caduto nel pesce di Mamed. Ci sta. Non nel tuo sicuramente. Ah, ok, ok. Hai visto quello di Vic? Sì, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto. Fiorellino, vai zappa. Vuoi aprire il fioraio? Rubi, lavoro a curva. Va benissimo. Fiorellini per tutti. Vi ricordo che potete tutti scrivere JTaz Fiore. È un emote per tutti. Per tutti i follower. Non dovete essere sub per usare questa. Fiorellino, Eh, onestissimo, Martin. Stato, succede, succede certe volte, sì. Però, però, ho capito, cioè. Vabbè, dai, Martin, riveliamo. Riveliamo. il nostro amore. Possiamo rivelare il, amore, il nostro amore segreto, Martin, la nostra relazione. che prosegue ormai. Ben dal 24 giugno 2018, Martin, possiamo parlarne? Eh, Reveglio, fidanzata! Qual era il bait? No, nessun bait, Emma. Che bait? Non, non so. Nessun bait, follia. Mettila di mettermi le corna, Jimmy. Runic, mi hai tradito, mi hai abbandonato al freddo. E al gelo, io avevo bisogno di coccole, di amore in quel letto. Quelle coperte erano così vuote senza di te. Cioè, sarebbe molto utile, il rivelo fidanzata. Sì, però non puoi rivelare una cosa che non esiste. Dovresti fare, capito? Boh, uh... Wow. Vado all'antipona di Mario? No, a me non mi inviterò mai un cazzo è una bomba un giorno questa cosa cambierà prima o poi si spera ma immagino che sia lunedì infatti mi sa che lunedì si skip al talk show eh, perché sto notando delle problematiche <ride> Dilo che, che la tua vera donna è il gianchista. confermo hanno aggiunto l'audio alle emote prima non c'era che vuol dire l'audio alle emote l'audio alle emote E vorresti? Eh, voi potete scrivere Zugu e ci sta la mia voce che dice Zugu? Se scrivo Check sento una risata. Io non lo. Aspetta, Emote. Ma che cazzo è questa roba? Scrivete che è kv, ma dove cazzo sta la mia... Guardate... Eh? No, raga, mettetene un botto, ma diverse, non solo cacvu Mettete emote, sentiamo tutti i suoni. Ah, questo, questo coso è la Buba. È Buba. Bubest. Bubest. <ride> ma che cazzo è? Yeah. Ah, che è? Ah, questo è l'urletto. Ma questo suono del Nokia che è il Dice of Cringe. <ride> Ma come cazzo? A ah, vedete che c'è il simbolino. C'è il simbolino che hai. Bellissimo. Cazzo è Dart Vader? Da dove l'avete tirato fuori? Al copium? Il copium wow. è Dart Vader, ma che bordi, <ride> <f traits> <laughs> Mi sembra eccessivo, eh! E quindi scusa, io posso cliccare qua e fare. Cioè. Ok. No, è sparito! No! Dov'è? Io lo voglio quel tastino, comunque! No! Ok, Zukuzuku. Ah, i pugnetti. <ride> Soldato, grazie per aver non un sabbetto alla community. Penny, benvenuto nella flotta spaziale. <ride> ah, ma vedete che i cazzo di sub finalmente si vedono. Porco il peluche. È buggato perché è in inglese, eh? Però almeno. Cioè, ma è un pesce d'aprile, domani lo levano. Ma perché dovrebbe essere un pesce d'aprile? No, secondo me, guarda che è una vera funzionalità, eh. Tanto è opzionale, Zappa. Scegli se metterla o levarla, non è che. Mi pare che Mo hanno sviluppato tutta una funzione. Hanno messo tutti i suoni per le singole emote. Ed è solo un pesce d'aprile, è un po' troppo, cioè. Un po' too much, secondo me. Eh, non è che tutto quello che esce oggi è stato un pesce d'aprile. Dicevo, siete caduti in qualche pesce d'aprile? Io ho fatto un sondaggio su Instagram in cui ho chiesto. Vi piace, cioè, tipo, su, eh, pesce d'aprile, lo amate o lo, mh, o lo odiate? Io lo categorizzo nelle cose che odio. Mi tilta, per quanto abbia appena partecipato questa mattina. Però, come un cavallo. Quello era vero? O no? Continuiamo il gioco di ieri. L'abbiamo finito, Cico? Cioè, l'abbiamo finito. Nel abbiamo finito la partita. Poi ne possiamo fare un'altra. Però non oggi. E' rotta la sede del telefono, sto ancora aspettando che mi dica che sia un pesce d'aprile. Sege. Sege. Sono caduto nel pesce d'aprile della roccia di Snap, irresistibile. Ah, dite che quello è un pesce d'aprile. Infatti io volevo, lo volevo comprare, sai. Lo volevo, lo volevo comprare, sinceramente. Vai incazzare per connettersi a cosciere oggi, non saprò, non saprò se sarà vero o no. Eh... Ah, quello che vi posso dire io, però, nel senso, in ambito cinematografico, notizie vere che vi posso dire che sono effettivamente così, hanno scelto non so se, cioè per chi, lo, per chi, non, per chi non se lo ricordasse, eh, è in sviluppo un live action di Lilo e Stitch e hanno scelto l'attrice di Lilo, che è lei. Questa è una cosa assolutamente vera. Così, se vi interessa, lei sarà Lilo. E... Ci sta. Molto uguale, eh, Sì, dai, eh. Ci sta. Ha cioè, pure il nasino, il nasino un pochettino a patata come c'era Lilo. Quindi, secondo me ci sta. Lei, lei ci prende un botto. E Poi altre cose. Stitch, chi lo fa? Eh, non lo fai, te, Jackie? se ce lo fanno in CGI guarda io penso che lo facciano come fanno Sonic come fanno Sonic come fanno Pikachu quindi sì e poi vabbè altre cose come abbiamo detto prima ci sono dei trailer in arrivo tra oggi e lunedì escono i trailer di Blue Beetle che è il prossimo film di Sea di Secret Invasion la prossima serie tv Marvel e di Spider-Verse il prossimo film di Spider-Man e nei prossimi giorni, non si sa bene quando, magari lunedì, magari dopo, magari boh, uscirà un trailer dei Guardiani della Galassia. Io penso che esca lunedì, tipo alle 15, eh, perché alle 15 mettono in mente dei biglietti, quindi mi sa che esce quel giorno. Però, vediamo. Mi è proprio fregato col titolo, entra proprio la tua ragazza e poi mi ricordo che oggi è il primo di aprile, si opera. <ride> o magari è tutta una strategia, ed è qui. È l'albero di Natale. Quindi è un editor trailer Marvel Eh sì Eh sì Stagione Marvel Snap Tiamo a guardione della galassia Voglia Claudio Sì 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 quello sì Magari Baby Yoda Penso di sì Penso di sì ha detto Ehi hey Siri Puoi ripetere? Penso di sì È Grogu eh La voce della verità La voce della verità. E sì. Anch'io ho visto questa cosa qua, Claudio, che diceva. Stamattina Evrei ha fatto un post, Ho scritto della Stovastria, è uscita il 31 dicembre ci stavo credendo. Sì. Ma guarda che anche la roba a me all'inizio, quello, quello di Victor, mi è piaciuto molto. Che diceva che praticamente facevano il crossover tra... Ehm... Tra... Tra Fast and Furious e Jurassic World. Eh, che era una cosa che veramente avevano intenzione di fare. E poi la accantonarono. Quindi quando l'ho cominciata a leggere, ho detto: Cazzo, magari è vero, però. Eh. <ride> Consiglio: nel caso la fidanzata di vi dicesse che è incinta, probabilmente il pesce d'aprile, fate finta di essere contenti, così da non pigliare le mazzate per aver agito male. Tratta una storia vera. Ah, la vostra, raga Ok, ok. Hai agito male, soldato. Ok. <ride> Oggi è veramente difficile credere a qualcosa Io credo nel tuo amore Nel tuo amore per me, però, io che sono, eh Quello ci credo molto Cioè... Eh Lo guarderei Fasten il crossover da Fast and Furious e Jurassic World? E eh, chi non lo guarderebbe? La voglia Certo che sì E comunque ho visto Sonic 2 che prima l'hanno nominato bella merda Perché? No, a me piace Sonic. Ci sono degli aspetti. sinceramente, a me non fa impazzire. A me certe volte Jim Carrey non fa impazzire, ok? Sinceramente. Non lo so. Eh... Eh... In Sonic non, non, non mi piace moltissimo, purtroppo. Però Sonic in sé, secondo me, è fatto molto bene. Mi piace la sua storia, gli anellini, cioè, le... gli anelli si chiamano, sì e tutto il mondo che hanno un pochettino presentato e che hanno cominciato a, a, a creare, faranno i vari spin-off. Non si è ritirato poi, S penso che ora si sia ritirato, penso. Quello di Vic non sapevo fosse finta perché lo stavo leggendo e mi si è rifresciata la pagina e poi mi annoiavo a cercarlo, sto scoprendo adesso. Eh sì, è Chico. Prancha, si fosse mantendo il primo design di Sonic. Se ho l'ultima A quanto pare Marvel Snap Fa cagare Ora chiudono i server del gioco E si gode C'era <ride> pure l'attore di CGI Tipo Di, c di CSI In uh, In Sonic Ho un dubbio C'ho un vuoto Oggi potevi annunciare Il pop, il pop opening a giugno beh, quello è annunciato Quello è annunciato eh, mancano meno di tre mesi, teoricamente. Sì, sì, meno di tre mesi. Che cioè, teoricamente è intorno al 23 giugno. Hanno deciso di bannare tutti gli scarzoni su Marvel Snap. Attento. Cazzo. Sono veramente triste di questa cosa. Sono veramente triste di questa cosa. Ma oggi. Oggi ho un video da vedere. Oggi voglio vedere due cose in verità. Allora, uno. È una cosa che non pensavo avrebbero pubblicato. Però l'hanno pubblicato, quindi ci facciamo due risate. Vediamo perché io non mi ricordo niente. Ma poi. Voglio vedere. Un coso. Senza senso Allora Volete prima partire Dalla roba Sbroccata Fighissima What the fuck O Dal video Divertente Tanto vediamo entrambi Io che non riesco Ad arrivare al 60 No Allora, vi, vi introduco la cosa. Il video wow dura due minuti. E ok. Il video divertente dura 12 minuti. E probabilmente metteremo pausa un po' di volte. Quindi durerà di più. Dobbiamo fare una scalata di emozioni. Vabbè, allora partiamo dal, dal videino piccolino e poi andiamo a quell'altro. Prima quello di due minuti. Va bene. Allora, eh, ieri ho scoperto da Muso, io ho visto un pezzettino e ho detto che cazzo è un Transformers. Hanno presentato una roba. Una roba. Cioè, è un trailer senza senso, eh. Cioè, senza senso, è, è vero. Però... Sembra un film quasi di Amazon. No no no. È la presentazione della nuova Lamborghini. Che non ho capito sinceramente se l'hanno fatta elettrica. Però c'ha il suono di un motore normale. È tutta elettrica, vero? Un nuovo born, the first plug-in hybrid V12 engine. Ah, no, è ibrida, è ibrida ha detto ibrida. Eh, pure voi lo saldi, sì. combinare il suono con di un nuovo beginning. Thunder and lightning, finally together. Yeah. Performance from fired vehicle. We accelerate toward the electric age with the roar of our history. Damn. Revoluto Revoluto Ora provo a di comprare una Lamborghini No, ma come, come appunto avete scritto, eh, Forse sì, non, cioè, forse è la, tipo la prima volta che, che Lamborghini fa un trailer, non lo so, sinceramente. Eh. eh, però proprio ieri, io ho scoperto questo video ieri, ok? Di, di due giorni fa. E eh, eh, proprio ieri, prima di vedere questo video, mi era capitato un TikTok tipo che eh, tirava fuori una dichiarazione di, di, di chi gestisce Lamborghini, che diceva, noi non facciamo pubblicità in tv perché i nostri clienti non guardano la tv, cioè non stanno, eh, non stanno davanti alla tv a guardare la tv, ok? E... e però ecco qua, un trailerino. Poi vabbè, sicuramente due minuti non vanno in televisione, eh, né da nessun'altra parte, troppo lungo, però magari uno spottino più corto. Con 500.000 mollori ti puoi comprare 300 Ford Focus del 2001, fa più figo di avere 300 macchine che avere una sola Lamborghini. Oh. Sì, non lo so. <ride> Poi, prossimo ragazzi, tocca recuperare una piccola perla. Io non l'ho vista, ho solo risposto a dei commentini, magari l'avete visto questo video. Direttamente dalla maratona di Dario. Di. Oh, ormai due mesi fa, un mese fa, non lo so. Pubblicato il 30 marzo. Dario Moccio e Gedaz parlano dei film Marvel e non solo. <ride> e ci andiamo a divertire. Ho visto. Ehm, ho visto il, il video. Quali sono i delle preferiti? Dipende. Eh beh, ma certo, eh, ma poi in verità ho risposto. Ma perché per me le risposte secche non esistono. Cioè, a me non piace dare le risposte secche, nel senso. E... Cioè. Ci sono tante sfumature. Non. Non. Comunque. Andiamo. Quindi dipende che altro. Vabbè, eh giusto? Parliamo di Quantum Mania, Quantumania. Ant-Man. Quello nuovo di Ant-Man, no? Mm -hmm. eh. Quando è che l'abbiamo fatta questa? Comunque era prima di Ant-Man. Era inizio di febbraio, mi sa. So. L'hai visto te? No. Ovviamente lo vedrai ed è bellissimo. No, non lo so. Eh, lo scopriremo. Sei pronto ad andare al scema? Lo no. so che è il tuo personaggio preferito. No, non vado. C'è un film Marvel che non ti è piaciuto? Sì. Sì. Quale? Dipende. Dipende che intendiamo. <ride> nel... Nel mi è piaciuto, si parte già male. Qua, eh. no, Beh, no, però secondo me è giustissima come cosa. Io continuo a difendere questa roba. Cioè, continua a difendere questa roba. Ok, è eh. per capire, no, poverino. Sai che per colpa tua ho avuto il mio primo attacco di panico mentre guardavo il tuo video in cui raccontavi che eri stato ricoverato. No, Cucciolo, dev gab. Mandiamo un messaggio privato a dev gab. Dev Gab Dov'è Dev Gab Ho letto che hai avuto il tuo primo attacco di panico per colpa mia Mi dispiace molto Ehi Taz au direi magari era un troll Vabbè io di Beh, che c'è una scala di gradimento, no? Uno brutto. Uno brutto. Dark Devil. Non è nel Marvel Cinematic. <ride> ah, vuoi Marvel Cinematic? Universe. Sì, sì. Uno brutto che non mi piace molto. Ah, il punto è che secondo me. Cioè, lo sapete, il, il punto è che io, per natura, io provo sempre a vedere. Cerco sempre il lato positivo, ok? Anche. Eh, ho risposto a un commento in questo, in questo video. Non l'ho ancora visto il video, ma ho risposto a dei commenti. Tipo, anche. Ho detto una roba del tipo: Anche in un mare di merda puoi valorizzare un piccolo briciolo di. Un piccolo, un piccolo chicco di sabbia dorata, una cosa del genere. Cioè, nel senso, io, di base, provo sempre a vedere il lato positivo di qualsiasi cosa, anche la peggiore. Zuku zuku. Provo a vedere il lato positivo, King Omega. Grazie, grazie mille per il, il Prime, bentornato nella plotter spaziale per il sesto mese. Grazie mille. E quindi dire secco una cosa è brutta per me. Per me è sbagliata come cosa. No, non è che per natura sei un paraculo. No, cioè, e perché non è così con GigroBo? Perché GigroBo mi fa cacare. Eh? E se una cosa mi fa cacare, la dico. Cioè. È come che, che non dico che mi fa cacare la roba che hanno fatto in. Per dire, rimanendo in tema Marvel, che non è. Eh, what if che hanno tagliato un episodio? Ogni volta che lo tiriamo fuori dico che fa cacare, che è merda secca. Perché eh, il cazzo di Miss Marvel, carina lei, ma la serie è una merda come i nemici che hanno creato. Cioè, se una cosa mi fa cacare, io lo dico, ok? Però se vedo. Cioè, rimane il fatto che Miss Marvel mi fa cacare, ma. Lei è un ottimo personaggio, mi piace molto, bel costume, bei poteri e i primi episodi erano molto bellini ok devi sempre trovare qualcosa di buono hai detto però di Gigrobò ma la cosa buona che lo dirò sempre è che è stato un film che ha fatto molto successo e che ha sicuramente dimostrato un minimo che in Italia si può fare anche altro rispetto ai film che so commedia drammatici o polizieschi cioè di mafia e via dicendo si può fare altro tipo quello superioristico. quello è un lato positivo di Gigrobò 100% Però poi per il resto mi fa cacare. Non, non, non mi piace, cioè, proprio zero. Ma ha dato fastidio dall'inizio alla fine, non, ma non lo vedrò mai più. Eh, però quello dico: cioè che poi eh, sembra chissà cosa. Non lo so, come se avessi delle opinioni assurde. Ma no, ma semplicemente. Cioè. così per me. Non, cioè, dire direttamente: Una roba è brutta. No, tendenzialmente, eh. Sono praticamente il contrario di Matioski Eh tipo pure a Matioski gli, gli dicono sempre questa cosa A me dà fastidio per lui perché io sto dall'altra parte ed è uguale come, come a lui dicono che non gli piace mai niente A me dicono che mi piace sempre tutto Ma invece non è vero Semplicemente lui è molto più critico e analitico di tantissime cose Io cerco sempre di vedere di più il lato positivo delle cose Ok Ma non è che significa che uno non si sappia far piacere qualcosa O non si sappia non far piacere qualcosa Cioè Toro 1 o 2 Quelli nuovi sì invece No dipende Beh se vuoi generalizzare Dici quelli nuovi Eh capito è quella la cosa Lobbin Thunder tipo Lobbin Thunder per me è meglio di Thor 1 e Thor 2 Infatti A me è piaciuto di più Nel complesso Cioè Che poi sia eh, Abbia uno stile più stupido 100% Ma l'1 e il 2 Allora sono molto più seri è una palla però l'uno e il due hanno altri valori cioè il 2. prima che non mi ricordo che ha scritto che cos'ha di positivo Love Thor, eh, Thor 2 Thor Dark World ad esempio è il primo film che introduce le gemme dell'infinito per dire cioè anche in quello peggiore è Vai, ma che cazzo dici vabbè cioè eh, tu te lo ricordi Thor 1 e Thor 2 Sì, eh ma c'hanno il loro perché Ragnarok però... a me è piaciuto più l'Obentand E la verità è, cioè... Però per dire, cioè, per quanto... Quelle capre tante... avevano rotto. Per dire, io le capre, ragazzi, non le ho mai notate, cioè... Io non ci ho fatto... Mi ricordo quando, ero, quando avevamo finito di vedere il film. Io Love Under, tra l'altro, mi sa, l'ho visto solo una volta. Però, quando avevamo finito... Cioè, quando era uscito il periodo di, di, di Thor Love Vent Thunder, tu, voi, dicevate sempre questa cosa delle capre. Io non ci ho sinceramente fatto caso. Perché poi dipende uno che cosa... Cioè, boh... Il vero problema è che nonostante il motivo sia il tentare di trovare dei del buono nei prodotti, non sembra affatto così l'intento per chi ascolta. Sembra che tu sia consapevole che una cosa faccia schifo, ma la difenda a perché è fanboy della saga. Per questo la gente commenta così. Eh beh, ma la gente è stupida. Stavo per dire una parola bannabile. La gente è, è, è molto stupida, semplicemente. eh, Ma. È, cioè. Molto stupida. Quale? Non. <ride> La stavo per dire due volte mi sono reso conto. Una volta prima di dirvelo, e la seconda volta ho detto sto per dire una parola balla me. E la stavo per ridire. Però, cioè. Sono veramente dei coglioni, ok. Certe volte. Eh, perché ci sono dei commenti, veramente. Veramente stupidi. Cioè. Se vogliamo fare un attimo un, un viaggetto riguardo questi, questi, questi commenti. Eh, ok. a qui ho qualcuno. Eh, Confermo, capito. A Qualcuno bisogna rispondere così perché cosa gli vuoi dire? Cioè, non c'è possibilità di, di, dire, di dire nulla. Che te che, che, che devo dire? Spero che ci te lo paghino per dire anche i film veri come meno. Eh, ma magari mi pagassero. E ci sta. Eh, quando mi rendo conto che ci guadagna parlando di cinema con tutta questa frivolezza con zero senso critica, mi viene una tristezza, nonostante come creator mi stia parecchio simpatico, ho detto: Segge, mi dispiace di esserti simpatico. Cioè, mi piace comunque essere simpatico. Però. Trovano qualcun altro di quelli un po' più. Uh, Focosi e popolari che stavano qua sotto Che vabbè erano ovviamente arrivati da, da prima Ah molti hanno chiesto lo scontro Me contro Frusciante E uh, Sì Me contro Frusciante tipo Eh mo so un po' Ok Ecco, eh, tipo c'è cioè, Questo Questa è la verità Incredibile come agitaz Basti vedere due tutine e Quattro cazzotti per essere felice e soddisfatto Un grande Assolutamente sì. Cioè, assolutamente sì. <ride> io vedo sempre il lato positivo. Io sono felice, cioè. È... <ride> poi capito, alla fine sono molti. Sono, cioè, tipo, questi, questi commenti a me piacciono, capito? È, perché poi magari uno non condivide. Non condivide come io vedo la roba. Cioè, il mio punto di vista. E ci sta. Però sono, sono commenti carini. Cioè, parte in modo carino. Ma ce ne sono anche. Ce ne sono anche altri. Ecco, tipo questa per dire: cioè... È, cioè. Questa è come quando voi ve ne uscite con qualsiasi cosa che è cringe. È una cazzata! È, è più cringe dire cringe che cringe. Come è più normi dire normi che normi. Cioè, i un è normalone devastante. E io vi dico, se difendere semplicemente i propri gusti corrisponde ad essere normi, allora taglia, eccomi qui. Cioè. Eh, poi vabbè, questo qua eh, che se non parla di Tabio Guaier non sa che cazzo fare della sua vita, ma questo è un altro discorso. Andiamo avanti così, Godo che è stato bannato da Twitch. Come? Scusa, non ho capito. Ehm... Ehm... Eh, poi, ad esempio, qua ci sono altri... Altri ehm... Altri cosi... No, un piccolo dis, così un piccolo, una piccola verità. Ehm... Altri esempi, ok, che può capitare. Per dire, ad esempio, ci sta eh, Caverna. A caverna fa cacare dei Batman. E eh, è piaciuto l'Ovent Thunder. Pure a me è piaciuto l'Ovent Thunder. Ma se lo devo confrontare con Batman, per me è meglio Batman. Eh, ad esempio. Però, nel senso, ci sono tanti. Mo', mo perché non mi va di aprirli tutti? Eh, però ce ne stavano. Ce ne sono altri, cioè, eh, Gargantua. Questa, secondo me, non l'ha capita come, come cosa. ecco, eh, eh, cioè, capito? Vorrei essere J Taz Vede due lucine, due pugni, una battuta pure brutta, ed è contento. Io sono felice de, del mio mondo. Cioè, infatti, che c'era qua? Che era, tipo, allenato dalla realtà. Dov'è? Dov'era? Aspettate. Eh... Giardazzo cioè, è completamente distaccato dalla, dalla realtà. Non viviamo nel Matrix. Perché tocca rispondere così. Non si può, non si può dire niente. Cioè... Non si può dire niente. Ma, se, ce n'era qualcun altro. Eh? Aspettate. Eh, erano, ma erano carini. Mi erano... Ecco, tipo, ecco, era questa qua era la cosa, no? Come si... Ecco qua. Allora... L'intensità è un fanboy Marvel. Non ha senso critico verso questi film e va bene così. Vabbè, a parte che lui ha detto va bene così, infatti pure dopo, eh. Però, appunto, io quello che dico è. Ma io difendo solo i miei gusti. Se ciò mi porta a difendere un prodotto Marvel perché mi piace, non vedo il problema. Ci sta che uno possa non saperlo da spezione o piccoli frangenti che, ovviamente, non mostrano giustamente tutto di una persona. Ma se è una cosa mi fa cacare, lo dico e come può tranquillamente essere Marvel. Tipo, quella merda di Miss Marvel, come l'hanno gestita, o. C Cazzo, ho detto prima, what if lì, cioè. Eh. Non Sì esatto E poi sembra l'estremo opposto Sembra l'estremo opposto Perché scrivere questo commento qua Non è Non corrisponde a dire La Marvel fa cacare E basta a prescindere Capito Cioè È quella la cosa non, non Nel video non ho detto una critica come fanno a saperlo Ma numero uno non mi ricordo Cosa è stato detto nel video Mano sinceramente Eh è... Eh, mo infatti lo, lo andiamo a vedere, l'ho detto in qualche commento. Ho detto, non mi ricordo di cosa abbiamo parlato, ma non era una discussione. Eh, cioè, non è che stavamo parlando di chissà cosa. Eh, dipende gli argomenti che sono usciti fuori, Manu. Eh. Però, che significa? Eh, non, non, uno non può pensare che in 10 minuti dica qualsiasi roba. Cioè, la cazzata delle cazzate, io ho amato Eternals. È il film più serio di tutti e che è andato pure malissimo. Ma che serio? Ma, eh, vuole vuole fare serio. Eh, Vabbè, vuole. Ascolta, Senta. ma eh, di Love in Thunder. Mi spieghi per come ha fatto a piacerti Love in Thunder? E questo io devo capire. Mi è piaciuto più degli altri. Eh, ma perché? Ma è una scala? Sì. È, è è attivo, attivo. Io non l'ho visto, non me lo ricordo sto, sto quello che abbiamo detto, mano, sinceramente. Ma non è difendere la spada. Ma a me non me ne frega un cazzo di difendere. Voi avete questo concetto di difendere la Marvel. A me non me ne frega un cazzo di difendere la Marvel. Ma che ci guadagno? Non mi hanno mai dato un soldo. Non, non ci sta un cazzo. Che cazzo me ne frega di difendere la Marvel? Anzi! Essendo un prodotto popolare la Marvel, se ci spali merda sopra, fai pure più successo. Quindi, dov'è il vantaggio in questa cosa? Cioè, non esiste questa roba del difendere la Marvel per quanto mi riguarda. Non c'è difendere la Marvel. No, ma non è che lo ritengo il film più bello del mondo. Cioè, mi è piaciuto di più rispetto agli altri, non è dire il mio film preferito, scusa. Cos'è che ti è piaciuto? Ti ho chiesto, non ho detto film. Ah, è... una cosa semplice. Ma tipo, ad esempio, Jane Foster a me piace l'editor. Thor, sì. <ride> Thomas Leather, non ma so poteva essere fatto a, molto meglio, ad esempio cara. una cosa che non ci sta secondo me è il farti vedere Gore, quello mm. di Christian Bale, che è il macellatore degli dei dèi ma non lo vediamo mai fare nulla. Grazie. E per te quella è una cosa No, buona. no dico, ah, okay. lo potevano fare meglio, grazie potevano fare questo, quello è, quello è là, una cosa negativa, cioè. Grazie, boh. grazie eh. Robiola. Eh, chissà perché. Grazie forse benvenuto, grazie Robiola, perché sennò gli davano il limite d'età e guadagnavano meno. Eh, perché mm. no, eh, non le fanno Vabbè, queste Deadpool cose. Deadpool mica fa così per dire. Ma Deadpool eh, no, è il capo espiatorio di tutto. Fanno quella saga violenta e sono a posto. Però Thor era un personaggio veramente troppo importante per, non, eh, per farsi mettere limite d'età. E allora hanno sbagliato il personaggio da scegliere come villain. Eh, quello eh. sicuro. Non mi sembra che questa non sia una critica, Manu. Cioè, è sicuramente una cosa, una cosa eh, negativa. Eh. diciamo che ci sono tante cose. Fare una critica non significa dire è merda. è Non è una critica dire una cosa è merda. Siete scellerati in quel film, oltre. Uno a lo, lo può di dire. Io ti dico Zigrob è merda per me, ma ha dei lati positivi, tipo quello che ho detto prima. Eh. Per il mood. Troppo allegro. No, allora senti, se te vuoi decidere che Thor è un è un cretino, un, un clown, sì. un clown. Ma è strano, però vabbè, lo accetto. Però così è veramente troppo. Allora, cioè... anche in Ragnarok: qui è peggio, sì. Molto peggio. A me, tipo, no, invece. Lo... Vediamo mo' che dico. Però, eh, io l'ho trovato molto più esagerato e stupido in Ragnarok. Che qua. Eh, cioè, qua non so che altro dirvi se non gusti diversi, ok. Una percezione diversa. Non c'è altro da, da dire. Lo ripeto, quando era quello di. Lo dico, cioè, l'ho detto da quando è uscito Thor. E lo ridico adesso, per me in Ragnarok è molto più stupido di Love and Thunder. Eh, cioè, lo sento più in Ragnarok. Ok. Isto. Non lo so perché. Ti sei forse. Prepare eh, to die, elf. No! no, come on! What? Hey dude, just letting you know we can't keep reshooting this. It just doesn't make sense. You both have the same Oh, con Ragnarok, che qua ti aspettavi quella roba lì? Tipo la cosa del Mjolnir. Io l'ho amata. La cosa del Mjolnir, ad esempio. Per me è fantastica la cosa del Mjolnir. Quando ci sta il Mjolnir lì sul tavolo e lui ci parla. Perché il Mjolnir, comunque, è come se avesse una sorta di coscienza. Ok? A me è piaciuta un botto. Cioè, quella per me è una roba clamorosa. Eh, rega, gusti diversi, non c'è altro da dire. E semplicemente bisogna imparare ad accettare i gusti altrui, cosa che sembra non si sappia più fare. Capito? Cioè, ah, grazie, Matteo. Secondo me è. perché è veramente peggio a livello di battute, di voler per forza fare serio. No, poi spezziamo tutto con una azzata. Ma ogni 5 secondi, non ci credi più. Il problema è che Jimmy ne parla nei modi come se fosse un esperto cinematografico, tipo che dico, cosa che non è, infatti assolutamente, mai detto di essere, le persone prendono per tale e commentano di conseguenza. Quando è semplicemente un'opinione personale come la mia o la tua, assolutamente sì, ma a me non me ne frega niente di essere esperto cinematografico, anche perché c'è cioè, la cultura cinematografica che ho, la continuerò sempre a dire, è, 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 sempre, è sempre pari a meno 17 miliardi e, eh, ed è sempre in crescita, sempre che aumenta e via dicendo, ma assolutamente non... Io non è che ho cominciato a parlare di, di film perché sono un esperto di cinema o quel che è, ma semplicemente ho cominciato a parlare di quello che mi piace da, eh, da fan e poi eh, magari ci sono delle cose che a me danno molto più fastidio, cioè perché io magari guardo un, un, un prodotto del genere e lo vado a criticare più su altre cose rispetto a... cioè lo vado magari più a criticare su aspetti riguardo... La storia, la lore che, st che ci sta dietro, l'universo in sé, piuttosto che magari un aspetto tecnico di qualche tipo, ok? Di cui non me ne frega un cazzo, cioè, nel senso, non è che non me ne frega un cazzo, non è una roba di cui mi interessa parlare, non ci trovo niente di, di emozionante nel parlarne, ok? Non, non, non mi interessa, non è una roba mia, è, è quello. Quindi c'è una cattiva percezione, dalle cioè una sbagliata percezione dall'esterno, tipo, Wakanda Forever, bellissimo. tutto a te, no. Non... Tu non ti trovo mai bellissimo a me pure il primo Black Panther. Insomma eh. Per me è piaciuto tanto. a Fodello. Un bel tributo. Bel tributo a lui. Ma l'hai visto? Sì, è vero? Sì, sì. Non so mai se prende sul serio. L'hai visto più volte? Ovviamente Black Panther. No, ho visto una volta. Già visto. L'ho visto. Non so se prenderti sul serio. Eh, no. Non riesco a decriptare. Perché io mi ricordo che Black Panther te non lo volevi minimamente vedere. C è un gran. Ma è una saga. Cioè, in generale, tutto proprio bello, mm. <ride> susg <ride> non lo, so, lo sapevo che mi avresti guardato male. Eh, Sono come far... Dada, io parlo a The Moth Quando loro. hanno la domanda perché non <ride> utilizzate il vibranio per eh, um, salvare tutti i paesi dell'Africa, no? lo rispondono Egoisti di merda, se non sbaglio, non ho detto... Non è nel nostro no? stile. Perché secondo te non lo... <ride> Mi giustifichi questa frase? Non è nel nostro stile. Hanno paura che tutti gli rubino tutto. Cioè, secondo me è una cazzata. Cioè, nel senso, tu sai che l'Africa è, è un continente... Povero in generale, in tutto il mondo possono eh, dare una mano a tutti e anzi, probabilmente diventare il continente più importante di tutti. E invece dicono no, ce lo teniamo per noi, facciamo finta di niente. Ok. È un po' fare gli egoisti. Okay. Ma eh, a parte Marvel, no? Eh, ma me cioè, non devi... mi sembra, Cioè, non, vi giuro che non pensavo dicessi roba molto, molto più. cioè, molto più positiva. Da come leggevo i commenti? Cioè, mo magari in questi sette minuti darò il meglio di me. Però non mi sembra eh, di aver detto. Chissà cosa, cioè, ho detto di così sconvolgente. Scusate, Ci di riferimento che ti piacciono? Sì, dipende. Ti c'è sempre questo spazio di manovra. Dipende da cosa. Sì, dipende, cioè, beh, dipende, sono... dipende, ci sono tante, ci sono tante possibilità, tante, tante sfumature che uno deve vedere. Eh, cioè. Però, poi do la risposta. Eh. Poi do la risposta. No, ma non so, i controlli, sono abbastanza i modi in cui sembra che temporeggi per inventare una scusa sul momento, è l'impressione. Ma no, ma perché a me non piace dare risposte secche. Cioè, nel senso, non. Non, eh. non è che non mi piace dare risposte secche. È che. Eh, L'ho detto prima, per me è una questione di sfumature, cioè, troppo, boh. È come quando, che ne so, la mia canzone preferita, ma che cazzo ne so, è pure il mio film preferito, cioè, tipo, posso dirne, posso fare una classifica ipotetica, ok? Posso dirti più qualcosa che mi piace tanto, piuttosto che dirti il mio preferito, ok? Le mie cose preferite sono veramente... Non le voglio scegliere, è quello il punto, non le voglio scegliere. Perché poi lo so che mi viene in mente qualche altra cosa e quindi, boh. Cioè... E non dare risposta sì che sembra che prendi tempo per elaborare una scusa per difendere. Ah beh, ma sono rincoglioniti Cioè, cioè... che ami? Una... Tanto mi direi che è mainstream, però... Per no, diciamo... la... no, no, dicevo Tarantino. No, no, no. no, no Dateful no. 8 mi piace tantissimo. Ah, meno male, Vorrei Deve... anche vedere. <ride> Scorsese? Piace. Sì. Perché che per incoglionito dai diciamolo perché? no no, 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 no. <ride> pensavo <ride> eh voleva eh infatti ecco <ride> qua voleva 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 provare ad agganciarmi con la roba che aveva detto Quella dei la clown la, la del circo no. la. Clint Eastwood piace come regista? sì però ho visto poco sinceramente eh... l'ha diretto lui quello mi sa di sì eh Gran Torino quello tipo è un bellissimo mi chiedo, mi chiedo molto. Gran Torino Million Baby Visto la pugile, però lo vorrei rivedere no. anche Torino quando uscì l'ho visto. Demi ulla, figo. E mule... io, ok, no, là, questi due dicevo, sì, sì, sì no. Ok, De mule è lui che fa il quello dello spacciatore eh. là che andava in giro, no? Sì, sì. Bello, bello. Ma la prima, ti ho visto, le, ho visto le foto sul Red Carpet di Wakanda Forever. No? Era viola, eh, Violet Carpet. Hey, Simmers, stop what you're doing, playing with mods just got easier. Violet Carpet, guarda. ti ho visto sui Violet Carpet di Wakanda Forever mm -hmm. chi c'era insieme a te, di che collega, a parte Andrea Bellucci, poraccio. <ride> che tu conosci? Sì. No, ma in generale? Ma c'erano un po'. Eh, c'era tipo Ron, Dread, Deluxe. Beh, Ganzode. <ride> ma poi c'era una tizia e non so chi sia. Eh, questa l'ha detta Andrea, eh, però continua a non sapere che cazzo è. Allora, chi chi è? Eh... Eh... Lei, sì. Lei, lei. Eh... Chi cazzo è Laura Chiatti? È quella che fa la pubblicità dell'acqua? Eh, mi stava accanto? Io ho capito che era famosissima. Ma chi era? Alessia Lanza? No, no, no. Una tipo della televisione. Forse un'attrice del cinema. Una grossissima, ho capito che era. Io non l'ho mai vista, bionda. Stava là che accanto a me aspettava il suo turno. Come per il cazzo era, allora, chiatti? Ma che ne so? Però... Ma che me frega? Sì, chi era? Ma ce l'hai una foto di questa tipo? No. È arrivata lì, cioè, considera c'era la filetta. Quella della canzone di Fibra. Ah, beh, sì, ce l'ho pure in mente. Ha voglia. Ha eh, voglia, sì. E è arrivata quella di Disney ha fatto tipo pff, ha aperto le acque ha fatto passare lei e boh il marito il ragazzo non lo so però una cosa era giga, un trend di TikTok ho chiamato le, <ride> eh, le dora milage che sono no, no comunque non, cioè, non so ho letto al volo quello, quello che ha detto ehm, quello che ha detto quello che ha detto Emma che pure qua c'era scritta una roba ehm, una roba ehm, Vabbè, non mi ricordo. Uh, non, so, cioè, non so qual è il commento. Toccherebbe rileggerli. Rileggerli, rileggerli tutti. Um, vabbè, una roba tipo sul, sul, sul bullismo. Come, cioè, come se, se, se questo video fosse capito un video di bullismo. Ma assolutamente non è così. Cioè, nel senso, abbiamo tendenzialmente due pareri completamente opposti e. Eh, e poi ci prendiamo, al culo a, eh, ci prendiamo per il culo a vicenda. Eh, per dire, la, quando ho detto Sug, io lo sapevo che, eh, che lui impazziva. Come la roba del Violet Carpet o altre cazzate. Cioè, è un. Eh, non, ehm... oh, se, io non ci vedo nulla di malvagio, sinceramente, in quel che è successo. Non, non so se dall'esterno volevo vedere così. Però, per me è così. Cioè, per me è positivo. Eh. Le soldate, ok. Che stanno a Disneyland, le che fanno lo spettacolo di Disneyland ed è la prima volta che fanno quello spettacolo fuori da... da... Per dire il di questa cosa sono gasatissimo di questa roba, a Dario non gliene frega un cazzo, poi guarda mi stanno guardando tutti malissimo. Com'è questo spettacolo qua? Guarda, guarda. E com'è? Che <ride> c'è? Cioè, cosa fanno? Ma sono loro che fanno, sono tutte le musiche di Wakanda Forever e giocano con la lancia. Boh, Ganso. <ride> Spiegato in modo. <ride> grazie, tonno fumato. Beh, sì, è grazie. bellissimo, eh, io giuro, rifarei altre 18 miliardi di volte. Io mi sono divertito un botto. Cioè, per me era... Capito? Mi piace raccontare, capito? Una cosa mi piace tantissimo e lui mi dice... Ganso, boia Che si gira dall'altra parte. <ride> eh, era carino. No, ah, mi sa di sì, sai, a quella roba lì A me, sì, ah. sì. <ride> Invece il tributo all'attore morto come l'hai preso nel film Wakanda Forever. Cioè, Ah, però è tornato eh, su Black Panther. Io, io, io l'ho trovato un po' di cattivo gusto, te. Cioè, un po' troppo melassoso per far massa sul suo corpo ancora morto, ancora caldo. Far massa sul corpo morto, caldo. E eh, questo oh. sì, direi di sì. Però potevi non farlo. Non tanto per... Cioè, sia per l'attore, ma anche eh, loro lo contestualizzano ovviamente col personaggio. Allora, eh, te agli Oscar Kittifi Come film, Top Gun. Davvero? Ma è io, io cosa? Ma ti piace oh, Top video? Gun! Eh, io confermo la mia cosa comunque. Cioè, ora non mi ricordo quali erano tutte le nomination. È considerato però comunque di non averli, di non averli visti tutti, quindi c'è un, un ma. Oh, Top Gun. Eh, sì. Sicuramente sono convinto di averlo spiegato male. Ok, perché mi ricordo sempre che ho detto... Ah. Eh, è un film. Una cosa, una cosa del genere se, se non erro. Ultima votazioni? Non penso ci sia una classifica. Boh. E... Mm. Uh, eh. Mm. Però a me è piaciuto, è piaciuto moltissimo Top Gun. Cioè, un film d'azione semplice che ti deve, ti, ti deve gasare e per quanto mi riguarda, riesce a gasarti. È un sequel che però non è un sequel perché si distacca dal primo ma è collegato però sti cazzi, ok Eppure è pure stata un, una cosa importante per il cinema che post pandemia ha fatto un miliardo, un miliardo e passa e anche eh, come si chiama Spielberg ha detto a Tom Cruise che secondo lui il cinema è stato salvato dal eh, grazie a Top Gun altrimenti il futuro sarebbe stato in streaming e dicendo poi beh magari una cosa non sarebbe successa ma in ogni caso lo ha elogiato a me è piaciuto, l'ho rivisto due volte. Mi mette allegria come film. Eh, non c'è un nemico chiaro nel, nel film. È un nemico randomico. È una storia che alla fine, sì, ha gli americani, ma per quanto mi riguarda, io non ci ho visto nulla di, propa di propagandistico, come avete detto, per me ci potrebbe stare qualsiasi altra nazione. Un film d'azione, non è che fa niente di, niente di che. Eh, sì, Gun, Everything Everywhere all at once. Oggi mi hanno mandato un plaganale. Anche Anzi, a me me l'hanno mandato. Studio 29. Sì. Eh. Sì, io vado il 5 a vederlo. Lo a vuoi? Ah. No, me lo mandano ah, al deve... canale. Ah, sì. A Roma. A me hanno dato dei biglietti, però... Per... Cioè, tutti i giorni posso scegliere. Cos'è che ti io, ha colpito? Ah, dimmi... Ah, che cazzo 5, ti eh. ha colpito di Top Gun Maverick del cazzo? Ecco, se me qua tipo... Non mi ricordo bene che ho detto... <ride> ho detto qualcosa di strano, cioè. vero? Allora, Aerei. Molto banalmente, vedendolo mi ha aggasato Però, il ah, però vedi, ecco. È un sequel di una... Non è una saga, però nel senso... È un sequel di un vecchio franchise. Quando era stata fatta sta cosa? Non so se ci sia scritto, però era durante la maratona di Dario, eh, febbraio, inizio febbraio. Era inizio febbraio. E sì, in ma la... era un'altra roba, oh, indiano. Cioè, non so se eh. vadano a fare... Ma c'era di... bisogno di, del film riportato no, in auge con No, no non c'era bisogno, però secondo me lo fa bene. Nel sen... Se tu non hai visto l'uno, puoi tranquillamente vedere il due. Cioè, è comunque un film a sé stante che si fa i cazzi suoi, però è è un film vabbè eh. Now you can really play that per me allora per me nella mia mente dire è un film ok non è inteso è un film nella mia mente dire un film eh, come per come l'ho detto ok è ovvio che è una roba che si percepisce solo nel mio cervello è ovvio dilettica qua da rivedere ma infatti dico per quello ho fatto la correzione perché ho detto qua mi ricordo che magari questa roba può non essere compresa dall'esterno ok ehm Uh, sì, un film a sé stante, quello Sky, no no, però intendevo dire anche che proprio io lo vedevo come un film completo che sinceramente mi era piaciuto molto, cioè mh, con una buona storia, cast, musiche, l'avventura che mettono, nel suo completezza un film, nel senso di. boh, l'ho percepito come un film solido, mi è piaciuto, a me mi è divertito e io voglio quello per... Eh voglio quello quando vado a vedere un film voglio che mi piaccia che poi può piacermi in vari, per le varie sfumature ok può essere che è un film divertente può essere un film drammatico tipo recentemente io, a me è piaciuto un botto quello che vi ho detto era ora quello che sta su Netflix italiano ed è tipo drammatico cioè una buona storia ma è tipo ridicola vabbè ma non è che ci deve essere chissà non è che deve essere la storia più complessa del mondo eh, cioè è una storia semplice non è che significa che è ridicola è una storia semplice c'è sta una minaccia e mandano gli aerei a fare boom boom. È ovvio. È, è ovvio. Che Victor ha detto che fa cacare. Eh vabbè, mano, non me ne frega un cazzo. Cioè, nel senso, sono opinioni diverse. Non capisco. Se poi tu vuoi dare più valore all'opinione di Victor, ci sta. Perché magari ti senti più vicino all'opinione di Victor. A me è piaciuto un botto. Non capisco la problematica del fatto di fare sti cazzo di confronti. Cioè. È lo fanno tantissimi così. Mm. Eh, cioè, tantissimi è giusto avere così. opinioni diverse. Non vedo il problema. Quest'anno è uscito top gun. Tipo? A te, te è Galbato? Si, oh? eh. l'ho rivisto l'altro giorno ma su Sky Ma soprattutto Cosa pensi di Avatar? Che tutti ne parlano bene. Io voglio vedere Avatar 7. appunto là. Andrò al cinema a dare i miei soldi a James Cup. ma Gunn perché esce il 7? Si. Sì. Sarà fermato il 5. No. Non mi pare... Vabbè, questo me lo perdo... No, c'è il cazzato, ragazzi. 5, <ride> lui, Io ah, sono 5. Sì. Ho visto che siamo... molto puoi vedere... Vuoi Top Gun si è fermata come cosa. Cioè, ho detto è un film e poi siamo fermati. Eh, non c'è stato più possibilità. Cioè, non potete capito Cioè, sono tutte cose a pezzi. È quello che ho detto prima in un commento. Tu, sono, tutti, sono tutti... Cioè, è, è ovviamente è un video che, che viene da una stream. Va bene o male, penso ci sia tutto quello che abbiamo detto. Però è un discorso che ovviamente è tutto tagliuzzato perché abbiamo parlato di 18.000 cose diverse. Il nuovo film cioè. di dopo e Gromiti di Netflix. Cioè, Aia. capito. Cioè, capi nel senso, io lo so che a lui fa cacare questa cosa. E non, non, non c'è niente di malvagio in quello che è. Lui prende per il culo me e prende per il culo lui. Ma non è una presa per il culo malvagia, capito. Cioè, <ride> <ride> per me vuole sicuramente andare al cinema. Beh, magari fanno il, la distribuzione limitata. Bella no. quella, no, no. Con tre cinema che devi fare due ore di macchina, <ride> ci sta. Dio Cristo. E ovviamente il nuovo Venom in 47 sale in un paese. Esce il 3, esce il 3. Si, si uscirà. Quelli lì ti sono piaciuti a te che sono un film molto controversi. Vedi, io già lo so, cioè io non è che faccio così per temporeggiare, ma perché io già so, io già so che lui fa... cioè hai capito il punto e non lo so, evidentemente dall'esterno viene percepito in modo errato, ve lo assicuro, perché non è che io faccio così per temporeggiare di immaginarmi chissà quale cazzo di risposta, è un ragionamento sbagliato, ok? Io faccio così perché già so, ok, che lui mi sta facendo questa domanda, ok? Perché già sa che mi è piaciuto, capito? Cioè la gente come fa a saperlo? Eh, non lo possono sapere. Eh, ho capito, Manu. E eh, cazzo, me ne frega. Sto dicendo che non si capisce un cazzo. Cioè, eh, cioè. In quanto film che sa di essere una cagata, non è male. Io dico. È una valida giustificazione. E allora accetta le critiche. Sì, ma sono critiche insensate poi andandole ad analizzare, Manu. Cioè. Ma poi no, in verità io ho detto dei commenti mi sono piaciuti. Altri sono senza senso. Cioè, non hanno, non hanno scopo. Però rimane il fatto. Il, il concetto alla base è sempre. Eh, ergersi a. Sto cazzum katsumis, capito? Colui che sa tutto di tutto e. e. e via dicendo, ok? E se. L'opinione di una persona non corrisponde a quella, a quella tua, eh, in quanto cazzo un cazzumis, hai ragione su tutto. Eh no, cioè dico sempre quello, io lo difendo: tipo Avatar, ehm, Venom 2, perché, cioè, se vado a vedere Venom, che cosa mi aspetto? No, aspetta, che cazzo, dici? Gita? Allora, parti con l'idea di fare il film sul villain, che è il villain di un personaggio senza quel personaggio. <coughs> Mm. c'è okay. tantissima roba che puoi raccontare. Eh. Io Venom sì. so tutto, okay. soprattutto il periodo degli 90. Okay. anni 90. Ok. No, nel 2000 so tutto. Ti puoi raccontare un sacco di cose fighissime senza Spider-Man. L'hanno fatto? Eh no? Eh, vabbè. Anche perché non è il primo Spider-Man. A me non sembra che dica una cosa positiva verso Venom. Non capisco, eh, non lo so. Sembra che parlo austro-ungarico. Ho detto una cosa positiva, cioè. Okay. Però perché lo devi difendere allora? Lo dovevano fare? No, no. lo dovevano fare. Sarebbe stato molto più bello. A me il primo. È a me quello che piace di Venom è il rapporto tra Eddie e Venom. A me quello piace. Poi, tipo, nel primo tutto il villain e cose varie mi fanno cacare. Però? Cioè, eh, ho detto. Però. Però quella parte mi è piaciuta. Cioè, okay. eh. eh, a me non sembra una cosa malvagia. Nel senso, dire. Non lo so, regà, eh, A me non sembra che ci, sia, che ci sia questa percezione, cioè. Poi è passato il messaggio: mi va bene che i film di Manu siano di base dei film di merda. Eh no, ma queste eh, cose te le inventate voi, cioè, non, non ho mai detto una cosa del genere. Io dico semplicemente che non è che se c'è nel film una cosa o anche magari una parte del, del film che non mi piaccia, allora necessariamente è tutta merda. Riesco comunque a valorizzare una cosa di quel film. Capito? Cioè, è un ragionamento per me, è un ragionamento che abbiamo fatto sbagliato. Voi potete pensare l'opposto del ragionamento che faccio io e ci sta. Io sto difendendo me stesso. Per me è un ragionamento sbagliato. Io riesco a valorizzare una cosa anche all'interno di un mare di merda, per quanto mi riguarda. Anche perché poi mi piace focalizzarmi sulle sui lati positivi, quindi mi, mi diverto. Non lo so, cioè, è la mia natura, eh, però. io non so come eh, fare per me nel primo Venom ci sono più cose negative che positive però nel complesso ci sta quella parte lì che messo su una bilancia come dico sempre dico vabbè cioè ma non significa dire vabbè non significa cioè per me non è né una merda né è bello c'è cioè una cazzo di sfumatura non comprendo la difficoltà nel capire questo boh Ai, grazie non significa sogno. che non lo so io non dico una roba è merda cioè ma lo vuoi vedere con Spider-Man quindi? Ma una, già, la, come la, non, la, non ha senso eh, sta eh, roba? La, per me ha sensissimo. Eh, potete pensare che non abbia senso, ma, ma per me è, è sensissimo. Di Disney, sa. Forse sempre Andy Servi bello <ride> il commento che tutti aspettavano era. Non sono soddisfatto perché Benam è un gran personaggio con delle belle storie. E invece lo stanno come se fosse Trash. Invece è un passato. Ma sì, vado al cinema consapevole. Che tanto sia una merda. I film di Benam va bene così. Era quasi quella il senso del, della risposta al secondo. Cioè, nel senso. Eh, se ti fa cacare il primo Venom, probabilmente ti farà cacare anche il secondo Venom. È quello che ho detto quando è uscito il primo Venom. Eh, non... Poi non significa che debba essere giusto. Cioè, si possono sempre fare storie migliori di qualsiasi personaggio. Bravissimo regista lui, eh. Attenzione, ah, lo so eh, io continuo, continuo a difendere tutto quello che ho detto in questo in questo video sinceramente non mi ricordavo quello che, di cui avevamo parlato ma eh. Eh. però Venom non è un personaggio che si abbina bene a far ridere Combattute stupide è più un personaggio dark che secondo me sarebbe proprio di essere più coerenti ma a me a me è piaciuto lui, lui che, che fa così cioè a me è piaciuto lui, lui che, ehm, che fa il cazzone, sinceramente. È degustibus, Gustibus, lo ripeto, cioè. <ride> Una merda nel mare non può dire che è pulito e che quella merda alla fine non è così male. No, mi sa che l'hai scritta male la cosa, Martin. Cioè, io dicevo, tipo, io dicevo, tipo, in un mare di merda ci può comunque essere un chicco di sabbia dorato. Quello. No? Eh, capito Mare? Infatti, immaginavo che te volessi dire il contrario. Ma rimane comunque un mare di merda. Però, se c'è un mare di merda, non significa che non si possa parlare o valorizzare giustamente della singola cosa. Cioè, è sbagliato sia da una parte che dall'altra, ok? Come è sbagliato? Magari ci sono. Cioè, ci sono 10 punti, ok? Ce ne sono otto giusti. È sbagliato dire che ce ne sono 10. Quando in verità sono 8. È giusto parlare di quei due. Come è uguale, ci sta un punto giusto e nove sbagliati. Come è giusto parlare dei nove sbagliati, per me è altrettanto giusto parlare dell'uno dell giusto. Cioè, è. Ah, sì, è ovvio, Andrew. Che poi, cioè, se uno, se uno conosce sia me che lui, è, ha una persona diversa di come è uscito il video, è chiaro. Immagino, la maggior parte che avranno commentato saranno più, eh, più persone che, eh, che seguono Dario, immagino. E quindi poi, eh, cioè, segui solo una persona e uno lo conosci, l'altro insomma, è chiaro che la percezione è, è completamente un'altra cosa. Cioè, ci sta. Eh... eh, capito, esatto. Manu, il 99% sarà stato. Qui si torna sempre allo stesso discorso: se avessero fatto un film pari paro ai fumetti, tutti a cagare il cazzo perché era troppo uguale e viceversa. Chi vuole criticare, critica a prescindere perché non ha un cazzo da fare. Vabbè, dipende. <ride> vale, vale. Cioè, dipende. Delle volte può essere eh, che uno lo critica perché dici è uguale. Però delle volte uno lo vuole uguale. Ma delle volte invece uno lo vuole in più. Eh, la risposta dipende. Non è una risposta paracula. È perché voi volete generalizzare su qualsiasi cosa. E per me generalizzare è una cosa sbagliata. E quello è quello il punto. Qua non vi dico dipende. Per me è sbagliato generalizzare. Non c'è dipende. Generalizzare è una cosa sbagliata in qualsiasi circostanza. Quindi dire... Semplicemente che ehm, se avessero fatto la, una x cosa uguale al fumetto, la gente avrebbe criticato, oppure se la fanno diversa, la gente avrebbe criticato. Per me è sbagliato perché ci sono delle volte, delle circostanze, delle opere. Poi fumetto è una delle cose, ok? Ma proprio qualsiasi cosa. un videogioco, fanno il film. È... Cioè, per dire, eh, della stovasa, ad esempio. È piaciuto moltissimo il fatto che abbiano aggiunto della roba rispetto al gioco, che l'hanno fatto diverso, ma allo stesso tempo, quindi uno dice: Bello che è diverso. Allo stesso tempo, però, non è piaciuto che abbiano fatto delle cose diverse dal gioco, capito? Ma invece, altra roba, sì, per dire: A me è piaciuto che abbiano levato le spore e abbiano messo. Eh, le, eh, il cazzo di, te, di cose là che premi il ne spacchi uno e si attivano tutti, ok? Le preferisco rispetto alle spore. Va bene. Mi è piaciuta la storia di Bill e Frank, però non mi è piaciuto il fatto che abbiano quasi levato gli infetti, ok? Che abbiano tagliato eh, quelle parti là di cui abbiamo parlato più volte e via dicendo. È un mix, per quello io certe volte dico dipende, perché la risposta è dipende. Cioè, se tu mi, mi fai una domanda che va generalizzata, la cui risposta sarebbe una generalizzazione, io ti rispondo dipende, è quello che io dico. Eh. Cioè, mm, eh. Diciamo che Dario voleva stuzzicare il tuo fanboyismo, facendo tirare fuori quella minuscola cosa positiva in un film di merda uscendo la difensore fanboy. Sì, esatto. Però io non ci ho visto nulla di negativo nel senso: poi facendo effettivamente una. Capito? Un discorso, una discussione più lunga di 10 minuti, ok è tutto un, altro, tutto un altro discorso ok pensandoci approfondendo il discorso ok eh, ma è ovvio che così è, è infattibile eh io che non ho visto della cosa. mi sembrava tutto perfetto ma alla fine non lo è e eh no perché all'inizio sembrava molto molto perfetto sembrava veramente tanta tanta roba poi a mano a mano ci sono lati positivi ma ci sono anche dei lati negativi non è che cioè tipo per me la roba dell'esporre è una troiata toyerla, toglierla per esempio ha levato un botto la sensazione di ambiente chiuso mortale Vedi, appunto, eh, dipende, a me, a me piace perché eh, se no dovevi stare pure, da, cioè, assorbirmi tutti i cosi, co, co, sempre la, le maschere, boh, ci poteva stare, eh. magari sarebbe curioso, per... tanto nella seconda season le mettono le spore, quindi alla fine abbiamo fatto un mix, ok, l'abbiamo messa, l'abbiamo levata, siamo tutti contenti alla fine, e... però... Sì, è giusto, è la tua opinione assolutamente. Però, così ci è stabilito ad accettare la mediocrità. Anche perché se no, se no, continueranno a fare film di merda. Immagino che tu, anche perché lavori trattando questi argomenti, speri che questi prodotti siano di livello sempre più alto. Sì! Ma eh, a parte che, cioè, ripeto: se uno proprio volesse, io dovrei sperare che i film di merda diventassero tutti di merda. E così che comincio a fare tutti i video in cui spalo merda sui film. Perché quella roba attira molto di più. Quindi, il fatto di avere un film alto quasi non conviene, capito? Cioè, è. Ok, ma a parte ciò rimane il fatto che non è che significa, cioè è sbagliato secondo me dire che se, io, che se uno valorizza una piccola cosa positiva che c'è in un grande mare negativo significa abituarsi alla mediocrità. Ma che bordì? Cioè, anche, ma anche se ti abituassi non significa che non riconosci quella cosa lì, non che non riconosci più che quella cosa è brutta o bella. Ok anche se era di merda non lo dici, ma dici poteva essere migliore. No, dipende, eh, ma. ci sono eh, dipende mano. Ci sono delle cose dove magari ti dico veramente, sì, ti dico poteva essere migliore, che significa insomma, non mi è piaciuta molto, ok? Poteva essere migliore. Ci sono delle cose che ti dico è una merda, poteva essere migliore. Eh, dipende. E qua sembra che uso sempre sta cazzo di parola, ragazzi, però è così, cioè, eh è... Volete una risposta per 100 domande diverse, ma non si può fare. È. Immagina se della Galassia fosse una merda e diventeresti miliardario. Guarda, tipo, al, tipo. ad esempio, per farti l'esempio, no? A me i della Galassia piacciono, però, sinceramente, ok? Tutta questa. Poi sarà bello e quel che è, pure a me. È, è piaciuto, è, i trailer mi piacciono, mi piacciono i personaggi, quindi ok, però a me dà veramente fastidio questa super, eh, letteralmente famboiata di James Gunn, eh, te lo voglio succhiare James Gunn, fammi tuo James Gunn, capito, mi tilta il cervello, però lo accetto, va bene, capisco, sono consapevole, non condivido, non significa che poi il film non mi piaccia, anzi, sono molto molto fiducioso su Guardiani della Galassia. Sto laggando. No, quello è il cervello. Tanto alla fine ti piacerà sempre qualcosa di un film, quindi difficilmente sarai totalmente sul. È una merda. Ok, Martin, però analizza questa frase. Cioè, tu mi stai dicendo che. Ok. Che per forza. Per forza ti dovrà capitare un film in cui. Tutto ti fa cacare, proprio letteralmente, ogni singola cosa del film, ogni minuscolo dettaglio. Dal mio punto di vista è infattibile questa cosa. Poi puoi dire, generalmente, è una merda, nel complesso è una merda, ma dire che ogni singola cosa è una merda, secondo me è una cazzata, perché anche il più coglione di tutti potrà fare mezza cosa giusta in cento che ne va, per quanto mi riguarda. Eh. Lo chiamavano Gigrobot, si sì, l'ha detto. No, no, no. Io ho detto, come film, a me fa cacare, ok? A me non è piaciuto per niente, non lo vuoi mai più vedere. Non ho mai avuto una sensazione così brutta, di quasi angoscia guardando un film. Non so descrivervi perché, non voglio sperimentare di nuovo questa cosa. Mi ha fatto cacare per questo motivo, oltre che, cioè, cade in artevere e diventa un supereroe di merda, ma che cazzo è? E, cioè, rubar nome a Gigrobot. Ma eh, riconosco che abbia fatto una cosa positiva nel... Diventare un film che è piaciuto a molte persone, ehm, anche se io non rientro in queste. Un film italiano che è piaciuto a molte persone, super eroistico, dimostrando che in Italia si possono fare anche altri film rispetto ai classici che si fanno, quindi che è una cosa positiva, e non è che dico di no, cioè. Ma si va per pregiudizi secondo, secondo la maggioranza Captain Marvel 2 farà schifo E Guardiani 3 capolavoro Sì è un pregiudizio Che poi può rivelarsi Giusto sbagliato Ma è sbagliato Partire Cioè Eh Poi provo a buttarmi nel telo E vediamo che succede No no Non esci più Non esci più Non, non, non ti buttare Cioè eh. Inoltre, il film è l'insieme di più cose diverse. Magari la storia è brutta, ma la regia no. La fotografia è top e il sonoro è una merda. Alla fine, anche la merda ha lati positivi. Non c'è niente di strano. E io quello dico. Cioè, eh, a me non sembra un ragionamento strano, ragazzi, sinceramente. Vi giuro, non, non, non c'è. Cioè... Personalmente sono comunque d'accordo sulla non generalizzazione di qualsiasi contenuto. Eh, sì. Sì, quello, cioè. Semplicemente immedesimarsi in delle mosche. Ah. Ok. <ride> È una canzone, Manu. Però, vabbè. Questo. Questo era, era, era il discorso. Ma su me, sarebbe veramente interessante organizzare una discussione al riguardo. Perché poi. Cioè, ci sono veramente opinioni, opinioni diverse. Cioè. Eh, sì. Un ragionamento giusto basta essere critici abbastanza per capire se quelle cose positive controbilanciano il resto di merda che può esserci in un film e io quello dico sempre appunto tu come hai detto controbilanciare io dico sempre sul mettendole su una bilancia ok mettendole su una bilancia cioè era come tipo no way home no way home io ho fatto un video di un'ora e venti in cui dico che delle cose non hanno senso veramente senza senso veramente stupide sbagliate non pensate dico ma non l'avete manco mai visto sto film quando avete scritto la sceneggiatura non avete pensato a sta cacata a eh, quanto pare no o non gliene ha fregato un cazzo però prendendo quelle cose là negative e mettendole su una bilancia, dico: il film in generale mi è piaciuto, mi sono emozionato, mi sono divertito. Poi magari più lo vedo, più passa in secondo piano l'emozione perché l'hai già visto. E quindi magari quei, quei difetti prendono un valore aggiuntivo. Ma il concetto è quello, secondo me. Cioè, è. Per me non esiste l'oro, ok? E non esiste la merda. Esistono sfumature di queste due cose. Ma, cioè, magari esistono pure la merda e loro, ma sono veramente due cose rarissime. Tendenzialmente, io non mi schiero né da una parte né dall'altra, ok? Ci sono sfumature che possono essere tendenti a una cosa o tendenti all'altra, Cioè. Però. Per me se solo spiegando fiato La gente ad esimparare ad accettare le opinioni altrui. Ad esempio, i miei amici mi rompono il cazzo solo perché mi piacciono i film e le live action e Pinocchio di Tom Hanks. Non ti rompo il cazzo, però. Ti dico la mia. Vera, non è il miglior film di Pinocchio. Quello che dico è che se a me piace, a te no, mi hai fatto una ragione, non siamo tutti uguali. Sarà pure un ragionamento basic. Ma è così. Ma è giustissimo, infatti, assolutamente sì. Eh. Cioè. Io ti posso dire: a me non piace. Però. La tua opinione va benissimo, La tua opinione è eh, quella che importa. È la tua. Non vi deve interessare quella degli altri. Cioè. Eh. I periodi precisi su ogni opera ad esempio dicevano che Gotham Knights facesse cacare ma in realtà era un gioco migliore a quello descritto da tutti Anche se il discorso è diverso tra fine e videogiochi magari Guarda io Gotham Knights ho un rapporto molto conflittuale abbiamo finito, abbiamo finito la storia con Gotham Knights ma eh, per me è una cacata Cioè nel senso è stato venduto come un gioco ed era altro eh, a parte le prestazioni i bug via dicendo che vabbè può capitare Cyberpunk è probabilmente è uscito in situazioni peggiori ma è piaciuto di più quindi dipende e questa parola la devo levare dal vocabolario. Um, uh, per me era ridicolo. Cioè, un gioco multiplayer. Che in realtà non è un multiplayer, è un single player. Che fa spawnare dei personaggi per rendertelo multiplayer. Ma poi te li leva effettivamente nella storia. Perché la storia rimane un single player. Non è un multiplayer. E, e poi eh, hai tipo. Hai delle abilità. Hai delle abilità. Che, tipo, sblocchi il delta plano. Là, che cazzo era, capito? Tutto un impiccio per avercelo. E nelle missioni principali della storia non lo puoi usare. Ma che cazzo di progresso del personaggio è? Cioè, non ha senso. Era un po' strutturato male. Soprattutto questa cosa che è un multiplayer falsato. Cioè, a me dava un botto fastidio. Tipo Avengers. Avengers era peggio per quanto mi riguarda di Gotham Knights. Cioè, eh. per me, per me era peggio. Dipende Mi ricorda quel periodo in cui dicevi spesso eba È vero, è vero, dicevo eba Sì Il gameplay di Zelda ancora non l'ho visto Effettivamente, ma no è l'ultimo anno, Disney è fallita e si gode Non vogliamo uno dei, dei pretesti Tant'è ma peggiori per nell'MCU, però Quel mega difetto viene di me offuscato Dalla presenza di vecchi villain e vecchi eroi che hanno fatto emozionare tutti Questo è bilanciare, va benissimo così, Secondo me La cosa bella del mondo del cinema che nasce come forma di trattamento e, e che Se ti diverti è già una vittoria sì, poi non necessariamente ti deve divertire nel senso che ti fa ridere, ti deve emozionare. Secondo, secondo me il cinema è emozione. Eh, a, me, a me il cinema piace veramente un botto. Cioè, in generale, che sia un film, una serie tv, tutto quello che è, capito, ambito no? Eh, cinema, cioè cinematografico, diciamo, ma può essere anche sul piccolo schermo, ok? Ti deve emozionare. Può essere una. Nel senso, un'emozione divertente, ok? Può essere emozionato nel senso sei gasato, no? Ci possono essere tante cose. Può anche capitare che l'emozione che ti dà è una merda totale. E tipo, g è stato il mio caso. E mai più voglio rivivere quella cosa. Ad esempio. Cioè. Sì, ho sentito che chat GPT viene tipo sospeso in Italia. Non ho idea di come funzioni, sinceramente. Però. Cioè. Voglio oh. mettere um... in carica il telefono c'è grande live di anche riguardo, poggers, ma poi tanto vabbè, VPN ha risolto tutto. Ha giocato Midnight Suns, e eh, ad esempio Midnight Suns secondo me è un gioco più bello di quel che è stato presentato, lo hanno presentato molto male, poi non l'ho finito, non l'ho continuato anche perché è un gioco abbastanza lungo, ma vabbè, però pure non doppiato e tutto, sapete, a un certo punto sbrocco, anche perché c'aveva 10 miliardi di dialoghi, tutti a leggerli, se no, cioè se non li leggi non capisci un cazzo della storia. Se le leggi, ci metto 80 anni e eh, che due palle, e eh, quindi niente, eh, in stream per me, cioè... Eh. Sanno anche cose valutabili oggettivamente in un film, ossia la maggior parte delle parti tecniche. Poi ci possono essere preferenze, però la tecnica è oggettiva. Sì, però è sempre... per me è sempre... io lo ripeto sempre, cioè, che la cosa... Che l'oggettività è sempre soggettività. Cioè, per me, la. la um, una cosa oggettiva. Cioè, io vi posso dire questo che cos'è? È un fiore. Ok. Però poi, invece, dire. Um, sì, cioè, poi. Non lo so. Sì, però, no, a me non piace, sinceramente, la cosa. Io lo, 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 lo odio la parola oggettività. È una cosa che a me tilta veramente un casino. Perché per me qualsiasi opinione uno possa dire che sia su un aspetto più tecnico o che sia su un aspetto meno tecnico sarà comunque sempre basato su delle conoscenze che, o, o gusti comunque, cioè può essere basato su conoscenze di hai visto tante cose, conoscenze proprio di studio tante, tante cose che possono essere messe insieme che formano il tuo, la tua mente che poi va a dare l'opinione su quella cosa lì, ok? Quindi tu dici oggettivamente, ok... Però è una parola che generalmente mi sta sul cazzo Sì No, no, basta infatti No, no, Martin, cioè. Martin topic Sai cosa? Mi ce l'erbe molto Vederti di nuovo su Animal Crossing Eh, ieri lo volevamo fare la stream Ma ci ha dato buca granzina Dipendono le moti No, 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 no Allora, non al ho rinviato Ark 2 Quello con Vin Diesel Dovevo uscire al a Tirano L'ho inviato fino al 2024 Fine 2024 È tipo 2025 quindi praticamente eh. Il 22 andrei a vedere Oppenheimer o Barbie? Entrambi back to back, scusa. Oh, perché scegliere? Sembra chiaro. 5 ore al cinema e si gode. <ride> Un folle? No, no. Io voglio tornare al cinema, voglio tornare più spesso al cinema, ragazzi. Da quando veramente? Da quando sono tornato dall'ospedale non ci vado quasi mai. Mi tilta un bot, mi perdo una marea di film che voglio vedere. Questa cosa mi sta veramente sul cazzo. Cioè, tipo ora ci sono 18 film che voglio vedere. Vorrei vedere Scream. Vorrei vedere John Wick, vorrei vedere Mario, vorrei vedere Shazam, vorrei vedere Dungeons and Dragons. Sì, sì. Negatives. Ah, ieri sono andato a mangiare del sushi. Ieri sono andato a mangiare del goloso sushino. Ah, no, no, no. Buonissimo. Che malattia ho preso? No, nessuno. Veramente buono. Quante volte ho fatto il covid? Due volte. Due volte ho preso. Ho preso il Covid. Per ora. Non per un giorno e fai la maratona al cinema. Eh, ci starebbe. Hai fatto back to back di film lo stesso giorno al cinema? Io sì. Allora, io ho fatto sia delle maratone al cinema, quindi proprio organizzate dai cinema, l'ho fatto per Transformers 4. E per Endgame Per Transformers 4 facevano. Prima partiamo da Endgame: Endgame molto facile. Hanno fatto Infinity War. Eh, Infinity War e poi eh, Endgame. Per, eh, per No way Home mi sa che non hanno fatto nulla purtroppo. O forse sì. Mi sa che per No way Home fecero Far From Home e poi No way Home. No, 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 no. Ho un dubbio, mi sa di no, solo motore. E invece, la cosa più figa che ho fatto di questo tipo: per ehm, Transformers, che poi vi possa piacere o no la, la saga, però quando uscì Transformers 4, che a me fece cazzo, è eh, tipo. Tipo, eh, ecco, ad esempio, a me fanno abbastanza cacare i Transformers 4 e 5, per me hanno rovinato la saga, cioè a me i primi tre piacevano, sinceramente, mi ci divertivo un botto, come i Pirati dei Caraibi, i primi tre mi piacevano, 4 e 5 sì, me li guardo, stanno là, riconosco che fanno parte della saga, quindi se non vuole vederli per completezza stanno lì, però, insomma, sono andati un po' caciara per quanto mi riguarda, sono due, non so come chiamarle, pentalogie che facevano bene a rimanetta. Trilogie o comunque continuare Sulla strada dei primi tre ma a parte ciò Transformers prima di vedere il 4 Che ho fatto sono andato al cinema Alle 15 quindi il pomeriggio Dalle 15 Alle 3 di notte Sono stato al cinema 12 ore Perché praticamente tanto ogni film Durava tipo due ore e mezza quindi che facevi eh, Dalle 3 due ore e mezza di film Fino alle 5 e mezza Mezz'oretta di intervallo di pausa Film, pausa, film, pausa. A mezzanotte e cinque minuti hanno fatto partire in anteprima Transformers 4. Un'esperienza mistica. Mi è piaciuto un botto, veramente bello. Lo, lo farei per un botto di cose. Questa roba la, purtroppo la fa solo il The Space come catena di cinema. E, però la vorrei veramente fare per una marea di cose. Secondo me è una bella roba. Escere incoglionito, ma ero felicissimo. Ero felicissimo. E quanto ho pagato? Paghi solo Transformers 4. Questa è pure la cosa. Paghi un film e ne vedi quattro. In quel caso erano quattro. Però tu paghi solo il film nuovo. Non ripaghi per quelli vecchi. Sì. Uguale quando... Quando c'è stata la maratona per Endgame. Cioè vabbè che era Infinity War e Endgame. Paghi solo Endgame. Non pagavi pure Infinity War. Ok. Eh, come i Guardiani della Galassia. Per dire, i Guardiani della Galassia potrebbero fare... Guardiani 1, Guardiani 2 e poi fare guardiani 3. Ci potrebbe stare. Ok. E... altrimenti nel tempo recente cioè a parte queste maratone mi è capitato delle volte di andare al cinema e vedere più film nello stesso giorno ora non ricordo se il mio massimo di volte al cinema in un giorno cioè a vedere film in un giorno è stato tre film o due film comunque sicuramente due film tipo a ottobre e ho visto Don't Worry Darling e poi Bullet Train uno dietro l'altro cioè eh, sono uscito da uno Poi mi sa che ho cenato era, Sono andato a Porta di Roma Quindi c'è il centro commerciale Ci stava anche da mangiare Mi sa che... Un film, cena, film Se non sbaglio Oppure era film, film, cena c Ho un dubbio Sì, concordo Yes, needs. Ma poi appunto, eh, cioè... Così è... è... Nel senso, è un po' tutto spezzettato, cioè... Oh, no, ragazzi! Ragazzi, mi ha risposto DevGab, il ragazzo, ragazzo dell'attacco di panico! Carino, non vi dico che è scritto però che è carino Ehm Ok No, niente, ho scritto male Jetazzao e allora non era un trollino esatto. Gli ho rovinato la vita. No, no, no. Aveva detto che poi non ha continuato il video. <ride> Nemmeno se lo ricordavo. Ha detto, Oddio, dove l'ho letto. Non ricordo di averlo detto a qualcuno. Poverino, capito, cioè. Io non conoscevo Deadpool e dopo una cacata di film, visto che mia madre e mia sorella mi propone di andare con il bus a rimanere, rimanere a vedere Deadpool, esperienza bellissima. Io li voglio rivedere i Deadpool eh. entro aprile, li vorrei vedere, c ho, c ho voglia. Pensa a farlo con Avatar, vedi due volte lo stesso film praticamente. <ride> beh, la trama è simile, è estremamente, estremamente simile. Ci sono delle cose diverse, c'è un'evoluzione, c'è un, un reve. Un po' un rebuildare tutto. È molto simile. Quello, quello è innegabile. Secondo me non era così in origine. Non penso che in origine l'avessero progettato per essere così. Però con il tempo si è voluto con gli anni che sono passati. È come se questo avatar fosse un ricominciamo avatar. Ok. E... Però in generale mi è piaciuto. L'ho visto una volta al momento attuale. Tra l'altro hanno messo Disney Plus, penso. Però visivamente è una gioia per gli occhi avatar colonna sonora ad esempio a me non ha fatto impazzire è molto più bella quella dell'uno per quanto mi riguarda di james horner che purtroppo eh, non ha potuto fare questa colonna sonora e ecco per dire io una cosa su come fisso che magari a molti non frega un cazzo a, a me ad esempio è ehm... una cosa molto importante è la colonna sonora io mi fisso un botto sulla colonna sonora ad esempio e molti magari non ne parlano mai, cioè quando si parla, capito? Fotografia di qua, cazzi e mazzi, ci sta. A me una cosa che piace di più è per dire la colonna sonora, perché io ascolto una marea di colonna sonore, cioè eh, per dire, no? Ti conoscevo prima di mettere il follow, ma non avevi la partner al canale, perché dice che non ce l'hai più? Eccoci qua. Stanno per bannare? No, ce l'ho. È stato un attimo un brivido, eh. Io la vedo, io la vedo. Sarà buggato. Tanni ah, in corso. Ho visto la serie di Mattia e Greta su YouTube. Uh? Ah, era un pesce d'aprile. Cascato mm. io, ascolto i gemiti delle troie nei porno, ma ci sta mica. Di giudico per le canzoncine dei film. Mi sembra un po' eccessiva questa cosa. Runic, però ci sta. Beh, diciamo che hai capito l'esempio, l'esempio che, che avevo fatto, hai capito l'esempio che avevo fatto zuco zuco. <ride> Ciccio, grazie mille per il sabbetto. Benvenuto nella flotta spaziale. Grazie mille. Guarda la live. Almeno dagli un try. Ma che è? Cosa dovrebbe essere? Mattia e Greta. Certo che l'uovo è proprio una bella idea. Non mi dica che termina domenica. Termina l'uovo in regalo per tutti. Termina il risparmio di almeno il 50% sulla collezione sorprese. Terminano tutte le promozioni domenica 2 aprile. Eh, lo sapevo io. Poltrone e sofà, solo divani di qualità. fan, in che senso? a me ha sto cazzo di youtube che non ti fa più qstamente su YouTube. Ah. Stagione 2. Vabbè sono... I prossimi me contro te ragazzi Oh c'ha la... No aspetta È un grande C'ha la serpa della Marvel Sta simpatico Ciao, Ciao a tutti ragazzi! Benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nel nostro primo video del canale Mattia e Greta. Io sono Mattia. Io sono Greta, ho 19 anni e facciamo i video anche su TikTok. E oggi abbiamo deciso di iniziare l'avventura su YouTube, dove qui porteremo contenuti del tipo... Vlog giornalieri Quello che facciamo durante una giornata um... Vabbè Ma se si divertono ragazzi Cioè Qual è il problema? Fare mai un video così con la tua ragazza Certo eh, Se apri il telefono di mamma ti trovi tutti i video che abbiamo fatto insieme Allora Dipende eh. Vai Tocca schioccare le dita Ma sai, ma sto crepe... riesci a mettere il counter? Riesci a mettere il counter? Ehm... Tocca schioccare le dita Le dita Sei stato mammutato, esatto Certo, si aggiorna come sentiamo. Non ho capito. Hai invertito l'ordine delle parole. <ride> Perché tu dici che non vuoi lasciare l'aggiornamento a tutti? Ah, ma tipo, scusate, il counter OLED del fazzone. Cioè, mo' non è che bisogna fa capito che è il conteggio preciso. E sentiamo come si aggiorna. Quando si usa il comando. Quando si usa il comando, l'OLED del fazzone, com'è? Tutti lo possono fare. Fa niente, cioè, mo' che uno si mette a spammare Punto esclamativo Mammoth. Poi basta mettere un cooldown. Esatto. Lo aggiorna a mano un mod. Ah, lo aggiorna solo Randall. Vabbè, eh è Malau, vuoi accettare questo compito? Comunque, let's go. Let's go. Io ho contato il cazzone su Snap, ho anche perso il cazzone. Eh, quando incontri il cazzone, guarda, è sempre tosta come cosa. È veramente, veramente un casotto quando si incontra il cazzone. Veramente assurdo <coughs> Comunque bentornati su Marvel Snap Oggi sarà l'ultimo giorno che lo facciamo in stream Fino alla prossima eh, Alla prossima season E ieri ho trovato eh, Questa variant ve l'ho fatta vedere E insomma Questa mattina ho comprato questa 1200 d'oro ci sta Dagli c'è questo coso Allora io voglio sapere voi che cosa ne pensate di questa merda È Da prendere? Poi c'è cioè, questo, io quasi quasi. e vabbè ah ci cioè abbiamo mostrato nello shop questo com'è allora 300 trece... i 100 crediti non manco alle... 300 d'oro che praticamente sarebbero 6 boh, euro qua 6 euro e 1000 cioè, gettoni più la variante però secondo me è un po' fuori mercato cioè per me costa un po' troppo costa un po' troppo rispetto a quel che a quel che cioè ma ah, mille sono buoni eh capiamoci però allora vediamo un attimo quant'è Prendendolo dal sito filippino sono 16 euro 17 3000 che si è più vicino a Galactus. Eh no, perché io tanto già ce li ho 6000. Capito. per una variante che può essere una merda una pixel. No, no. Sì, in effetti, magari sono un po' troppi. Anche perché esatto, sì, i 1000 a me al momento attuale non servono. Sto a 6k e 2. Lasciamolo, lì, lasciamolo lì, lasciamolo lì, lasciamolo lì. Allora, tocca, tocca fare queste sfide. Voglio fare le sfide. E eh, abbiamo pure queste. Allora, vinci un match con uno snap. Vinci un match con un valore di forza totale pari a 40 o superiore. Tocca usare il magic infinauta. Vinci un campo con una sola carta. Vinci il match con uno snap. Gioca delle carte di costo 5, gioca delle carte di costo e vince un campo con forza di 10 o minore. Allora, questa non lo so se lo facciamo con il deck Magic Infinata, ma... Dobbiamo fare almeno questa con Magic Infinata. Sicuro. 22 euro, quanto oro prendi? 22 euro? Ah, secondo me... 2000 qualcosa. Duemila 2000 qualcosa dal sito di Snap. Ora ti snapperanno tutti per fare la missione. Sì, può essere. Può essere, può essere, può essere. Tra l'altro mi tilta, ragazzi. Che nel mio mazzo... Non si vede la variante di America Chavez. Cioè, vedete qua? Nell'indicatore del tracker. Perché non si vede mai America Chavez bianco e nero? Che tilt. Ma come armor dorata... Perché non c'ho armor dorata? Dai! Io la prossima che voglio bianco e nero dorata è questa, eh. Te lo dico, shiulk. Cioè, abbiamo Sunspot. Anche se non mi piace molto, sapete perché? Perché è una carta dorata con lui che già ha il vestito dorato. Questo qua dovrebbe splittarla e beccarla bianco e nero. Però, cioè, quella là, poi fai armorino, infinato dorato, shiulk così. Ah, tra l'altro. Cioè questa qua, ragazzi. Parliamone. Ma scusate. C'è Maschione? Maschione? Mi puoi mandare in privato se riesci. Facciamo intanto facciamo una partita. Il, il coso col nuovo Season Pass. Che ho visto che è uscito il nuovo Season Pass da vedere. Così ce lo guardiamo e diamo un occhio. E, e poi non so se c'è la pagina dei, dei bundle. Già, se si possono vedere quelli di febbraio. Cioè di eh, aprile. Allora, metti i quinjet qua. Peccato sia Chavez Eh, un po' peccato sia Chavez perché non la usi mai, Ma mano. Cioè, ti arriva in mano, però... Non la metti quasi mai. Non la metti... Non la metti quasi mai, sfortunatamente. Il deck magic in pratica può funzionare <sussurra> anche senza il quince. ta voglia? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Guarda. Farei così. Trattabella con i futuri nerf e carte nuove Eh se ci avete, avete Sul sito di Marvel Snap Non la molliamo un occhio Eccoci qua Devo trovare Magic Devo trovare Magic Questa che ha mandato Ah ora ce lo guardiamo Matteo Grazie mille Faccia Magic Campo Abominevole, eh. La puoi giocare lì? In Magic Ah EH, eh. Che quindi ha già vinto un campo lui. Non Abbiamo anche preso in auto. Vabbè, si snap. Se si mette paura è quitta. Guarda l'effetto di JJ tra le carte uscite, ma Non l'abbiamo già vista, eh. Anche Gab è caduto vittima di Marvel Snap. E si gode. E si gode. Comunque oh cioè. C'era Magic infinata col cazzo che l'abbiamo presa. Almeno cambiare a sinistra non era oh, Cioè, non era male. Usare Magic a sinistra o al centro. Così poi facciamo una bella pescata di infinauta. Eh. Non, non era malvagio, non era malvagio. Eccoci qua. Ah, ci sta. Quanto tiene, wasp? ma sapete che vi dico scusate ma se faccio così eh. a Valkyria a priorità oh vabbè vediamo I am Iron Man Dai che vince. Eh no, vince, vince. Però a destra. Victory. <ride> che ringoglionito. Vabbè. Perché potevamo mettere la... Sì, avesse messo squirrella girl al centro. Non una grande mossa, non una grande mossa, devo dire. Comunque sono molto fiero del mio 2004, eh. Molto, molto fiero. Anche se, insomma, l'ultima carta trovata era Nightcrawler Pixel. Nightcrawler Pixel. Allora, vediamo al volo qua. Wow. Allora questi qua sono tutti i, i derank più o meno Carta nel Season Pass Nimrod ormai vabbè è uscito poi ci saranno Hitmonkey Ad Aprile e Nebula Nella Serie 5 ci arriva Nimrod Jeff che è una carta che puoi mettere dovunque Anche in un campo che ti dice tipo bloccato da Xavier Tu lo puoi mettere anche se è bloccato da Xavier Snowguard ora non so che cos'è poi lo guardiamo Stegron uguale Modok Ghost e Statur scendono dalla 5 alla 4, e poi dalla 4 alla 3 scendono Black Panther, Super Skrull, Bast, Shuri, Valkyria. Ok. Poi invece Maggio, che è la, co la prossima cosa, quella successiva, uscirà Nebula, come cosa del, del pass, perché ovviamente è la a tema guardare la galassia. che arriva nella serie 5, poi ci sarà Iron Lad, a.k.a. Kang, ma ovviamente non è Kang. Howard il Papero e come grandi minacce il tribunale vivente e l'alto evoluzionario. Eh, a scendere dalla 5 alla 4, ci saranno Nimrod, Master Mold, che stava nella 5 da qui. Testa mutante negasonica che l'hanno appena aggiunta. E anche Kitty Pride. Nella serie 3 arrivano Silver Surfer, Dark Oak Sentry e Null. Cioè Quindi mi stare la Degemu arrivano Null. Arriva Null. Ah, no, questo è a maggio. Nella serie 5 arriverà Nebula. Nella serie 4. Vabbè, è a mano a mano tutto a scalare. Insomma, queste cose qua. Eh, ci sarà Zabu qua nella serie 3, finalmente per chi non ce l'ha. Ok, vabbè, è tutto molto. Eh, tutto, tutto molto vuoto. Insomma, poi vediamo qua. Eh, quanta roba mi hai, mi hai riempito Maschione. Come piace a me essere riempito da te. Allora. Se Twitch non si buggasse, io aprirei volentieri questi link. Perfetto. A me li guardi un'altra che mi hanno dato di te. Allora. Animali uniti, Hitmonkey, Marvel Snap, aprile 2023, Season Pass. Ah, ok. Quindi ci fanno vedere il Season Pass di. di aprile. C'è cioè, Hitmonkey come nuova carta, ovviamente ci sta anche la variant della carta. E ci sono variant di Cosmo e Ghost, devo dire, molto carine. Bellina questa con i peluche. E. mancano due giorni e, e via dicendo. E ok. Allora. Ci saranno loro, queste saranno le parent, Nuove carte di serie 5. Avremo appunto Jeff che eh, si può muovere una volta e eh, nulla vi può fermare dal... Eh, cioè praticamente è un Nightcrawler molto più forte quasi. Nightcrawler è un 1-2 che si muove una volta. Jeff è un 2-3 che si muove una volta. Lo potete mettere ovunque. Questo è fantastico. E Snowguard invece, ne, mentre è nella tua mano, si trasforma in ogni turno in. Eh, o, ah, in, un, in un orso o in, in un falco, l'avevamo già visto. Boh. Tegron invece. Eh, ah, c'è cioè una carta. È tipo un, un coso: un, un Juggernaut a effetto. Um, a effetto ritardato, nel senso. Quando lo metti una carta avversaria viene spostata. Invece già, cioè, però non devi per forza giocarlo istantaneamente. Vabbè, questi qua sono tutti i vari drop che abbiamo appena visto. E. Ok, location 9 Pet Mansion. Durante quest'uno, tutte le carte devono essere giocate qui. Eh, le carte con abilità non possono essere giocate qui. questa cosa non c'era. Cioè, non c'era già. Ok. Poi bundle in arrivo. Era quello del turno 5. Vabbè, cambia poco, diciamo. Niente, si è buggato sto sito. Vabbè. Allora, que ah, questo è quello che mi avete appena fatto vedere con i vari rank dei rank che via dicendo. E ok. Ci sta. Poi questo che cos'è? A questo cambia adesso. Cambiano le percentuali. E la spiegazione delle casse. Allora. Se siete a livello collezione dal 506 al 994. Eh, in un gruppo di 4. Ah, in un gruppo di 4 casse. Trovate... Eh, ah, sono già questa adesso. Ok, in un gruppo di quattro casse troverete al 100% una serie 3. E... Ah, no, due serie 3: dei token e poi o oro o coso. Beh, buono. Invece, qui che è dove mi trovo io, ad esempio, livello collezione 1000 e più, in un gruppo di quattro casse hai. Ehm... Ok, hai l'89% di possibilità di trovare una serie 3, hai l'1% di trovare una serie 5 e il 10% di trovare una serie 4. Poi, in una trovi il token, nell'altra puoi trovare eh, la valuta che può essere oro, crediti Zubu, e Zubu. poi un qualcosa di cosmetico. Comunque i 25 sono più vicini ai 30. Eccoci qua. Lore, grazie mille per il resub, bentornato nella flotta spaziale per il trentesimo mese, grazie mille. Ora, com'era? Eh, non lo so... Le dire, serie 3, 4, 5 sono le carte più costose, quelle 5, teoricamente più rare. Eh, alto collezionario lo so, l'abbiamo già visto, Matteo, il tribunale non me lo ricordo. Quelle del Season Pass, invece, quando le apri, dal livello 50 in più, hai il 25% possibile di trovare... Ah, vabbè, ok, a mano a mano tutte queste cose. 5% delle variant, ci sta. E Nel token shop, ogni season trovi una serie 3, le carte costano 3600, le variant è... Ok, vabbè. Niente di troppo diverso, insomma. Eh, carte non rilasciate. Ah, queste mo ce le guardiamo. Eh, questa l'abbiamo appena visto. I bundle. Perché questo sito lagga così tanto quello dei bundle? Cioè, questa pagina proprio. Non capisco. Il merda il sito. No, che su questa pagina C'hanno hanno tantissime cose. Allora, questi sono i bundle weekend numero 2: 19 euro. Ok, è quello di ora. Praticamente. È quello che ci sta ora. Questo bundle, no, è, è questo qua. Che su Steam costa di più. Però ok, poi ci sarà questo bundle che ti darà 1200 crediti. È una cacata. Non lo prendete. Quest'altro ti dà dei crediti 650 di gold. Boh, è un bel trade, forse. Ci potrebbe stare. Questo penso che possa essere interessante. 7000 di oro. Porca troia! 7000 di oro. Faccia Lukaz. Ehm, sul suo di Marvel Snap quanto costa? Io tipo se volessi avere 7.000 di oro prossima season, allora intanto, in quanto partner di Marvel Snap, avrò 2K in più, quindi sarò già a 3.007. Per arrivare a 7.000 mi servono diciamo 3.000, mi servirebbe di questo qua, 3.850 praticamente. E sarebbero 2490 PHP che so, 42 euro Beh. ok Lexa, no, 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 assolutamente no <ride> classe privilegiata e vabbè ci eh, sta la variante di Trog, molto carino poi Avengers Ah vi daranno 35 booster di ognuno di queste cose. Ah no, cioè aspetta, 35 boost. Ah, vi danno tutte queste cose. Vi danno tutte queste varianti, più booster per ognuno. Ah. Pure pure, 5 euro sul... Sicuramente sul... Clicca sulle variant. Ah, vediamo. Sicuramente sul sito di Marvel Snap costa di meno. Quindi costerà tipo 3 euro, di conseguenza quasi si può fare. Oh, eh, appena decide di caricarsi, ragazzi. Andiamo di vedere qua. Allora, poi giovedì 450 gold. Eh, per avere 400 cose. È uno scambio, è un trade come questo, cioè. Poi Denip ha Moongirl e Devil Dinosaur. 2900 d'oro. Poi qua un altro trade. Terra 616 variant di Groot ed Ela con 400 crediti, 400 d'oro e i booster. Questo potrebbe essere interessante. Qua vabbè, sempre un altro trade. Token Arrow i token. Mamma mia! 5000 di d'oro per 4500 token più Squirrel Girl variante. Ci sono questi qua di maggio Vabbè che sono quelli base Non c'è non si sa niente Ok questa è Mr. Fantastic Che si chiama Mooster Fantastic Moon Girl Non mi piace No Preferisco A me piace molto di Moon Girl Questa qua o questa. Una di queste due. Baby il dinosauro pure non mi piace. Mi fa impazzire. Baby Groot, mamma mia, sposami. Mamma mia, fammi tuo. Che carino. Che carino. Ela. Ma. E la giardiniera. Vabbè, mezzo che ci sta. Cioè. Ah, a me piace un botto la Cibi, o questa qua non rilasciata, però boh, strana. Squidward Girl carina? Mi piace, dai, carina, ci sta. Vediamo Ant-Man. Ma che bella! Ant-Man che ruba il biscotto! Bellissima! E poi qua Ah, le carte non rilasciate, ma questa cosa l'avevamo già letta, se non sbaglio, no? Fare. Allora Ho queste Mamma mia Quante cazzo so Oh Allora Annilus, ricordo una volta che c'era l'idea che Avengers Endgame si chiamasse Avengers Annilus. Eh, ogni carta... Oddio, quando la metti le tue carte praticamente si spostano randomicamente nel campo. Ok. Poi il cavaliere nero, quando, una carta è quando questa carta viene distrutta, pesca una carta. Ci sta, mi per un destroy mi sembra valido. Blink, oh, questo per il move sbloccato. eh. Lo puoi muovere ad ogni turno e ogni volta becca più uno. Ok. Blob non si può muovere da nessuna parte. Ok, non può essere spostato in nessun modo. Bullseye invece, la prossima carta che peschi sarà una carta più due, cioè da, da, da due di costo se, se, se ne sono rimaste. Ma boh, non lo so se è buona. Elsa Bloodstone, alcune le avevamo già lette comunque, però non tutte. Eh, alla fine di ogni turno, se stai vincendo questa location, più uno di, lo di coso. Buono. Tipo Elsa con Sunspot, interessante. Poi Flatman, le location adiacenti hanno più uno di potere. Vabbè, tipo un Mr. Fantastic. Ehm. E potenziato, però costa di meno. no Mr. Fantastic Quanto costa? 3. È un 3-2 Mr. Fantastic Questo è un 2-2. Oh, costa 3. Vabbè, ah, ci sta. E poi Ghost Spider. Che sarebbe Spider Gwen. Avrei preferito molto più Spider Gwen come nome. Sinceramente, eh, al... alla scoperta, muovi l'ultima carta che hai giocato qui. Che significa? Cioè che l'ultima carta che ho giocato la muovo qui? Oppure l'ultima carta giocata in questa location la posso prendere e la posso spostare? Non lo so, non l'ho capito. Poi, la regina goblin. Le altre carte non possono essere rivelate in questo turno. Eh, ovviamente lo devi fare con priorità, se no non ha senso. Gor, non si sa. Gwenpool. Uh, alla, alla scoperta raddoppia la potenza di questa carta e come fai a farli a ci deve essere un modo per bustarle quella la verità con il bounce Ah, beast Mm. Ok, e... L'alto evoluzionario, questo qua è sbloccato. Questo lo voglio all'inizio all della partita. Sblocca l'abilità segreta di tutte le carte senza abilità. Ma questa esce questa, questo mese o il prossimo mese, ragazzi? Ho un dubbio. Questo mese? Maggio. Ah no, è maggio. Eh, infatti, col signor de Ianel. della galassia. Poi Hitmonk. Questo esce ora. Eh, ottiene mm, Ottiene potere, potere per ogni altra carta che hai giocato qui questo turno. Ci sta. E... Premila per vedere la prossima carta che pescherai: guarda il papero, Iron Lad. Copia il testo della, della carta sopra di te ah, tipo combare queste due non è malvagio JJ Che significa le tue moto sono più rudi Che fanno? Sono più incazzose La voglio La voglio Poi Green Grey, la prossima carta giocata qui dal tuo avversario. Ah, la prossima carta giocata dal tuo avversario deve essere giocata qui se possibile. Jeff, come detto, lo potete muovere una sola volta a turno. Lo potete muovere una sola volta nella partita, ma lo potete mettere, giocare o muovere in qualsiasi location, anche dove ad esempio c'è Xavier. Poi Onrevia, la prossima carta che giocherai avrà più 4 di potere. Rei i tiri. Oddio, e i tiri? Ah, è... ah il nano, ok. Kitty Pride eh, che è arrivata ora, ma um, è, è buggata, vero? È ancora disattivata, mi sa. Puoi farla tornare in mano per ottenere il più dei poteri. LED Death Strike, eh, effetto alla scoperta, distruggi. Ah, Questa è un'interessantissima sostituta di Shang-Chi, eh? Certo, è un 6-4, quindi 4 non è molto, però. Non è malvagio. È incredibile come in questo gioco non ci sia ancora Loki. Eccolo qua. Arriverà con la serie TV di Loki, chiaramente. Legion trasforma tutte le altre location in questa location. Ok. Ehm. Quando peschi questa carta, posizionala, posizionala casualmente in una location random. Ma cari. Ok, lei è una degli Eterni, è quella che corre. Mefisto se vinci questa partita... Wow! Che cazzo dite? 16 cubi! Mamma mia! Poi Mirage. Quando lo giochi? Eh, tra travestilo da Mr. Fantastic. Dopo l'ultimo turno, rivelalo. Ah, ok. Sì, è un 6-0. È chiaro. Però. Ehm. Eh, con Mr. Negative forse sì. Eh, 06, mi coglioni, ha voglia. Eh, è vero. Sì, sì, avete ragione. Eh, Miss Marvel. Ehm, io ora giocare tantissimo un mazzo di Mr. Negative. Ehm, sì, lo possiamo fare oggi, magari, un mazzetto di Mr. Negative? Vediamo. Allora, Miss Marvel. Questa, questa qua è l'ultima... È l'unica carta giocata qui. Le location adecente ottengono più 5 di potere. Ecco, Miss Marvel, secondo me, prende Mr. Fantastic e lo rende inutile. Cioè, nel senso... Deve essere, sì, l'unica carta che giochi qua, eh. È vero, quindi la location centrale l'hai persa. È vero. Però le altre due, regà, 5 5... Secondo me è buono 5-5. È chiaro che dipende dai campi che hai. Oh. Può essere interessante, è vero, non necessariamente rende inutile Mr. Fantastic. E comunque poi una 3-4, non è pochissimo, però sì, tendenzialmente non lo vinci il campo. Eh, Nebula che sarà nel Season Pass dei Guardiani della Galassia. Dopo Uh, ah, per ogni turno che il tuo avversario non gioca una carta qui, ottieni più due di potere, a parte il turno in cui giochi questa carta la prima volta. Ok. Poi, l'infermiera la... della notte ha ah, effetto la scoperta. Aggiungi tutte le carte che hai scartato distrutto alla tua mano. Ah, che hai scartato distrutto nell'ultimo turno alla tua mano. Ok. Ok. Poi oh, Random, eh, alla scoperta metti il, la, il suo valore potenza a un numero casuale tra tutti quelli dei, delle carte che hai nel deck. Ok. Comba con Modok, Sni. Perché tu fai Modok turno 5. Eh, ma poi devi Questa qua dove ce l'hai? Ce la devi avere in mano Perché questa non Cioè tu non puoi fare e questa chiaramente Cioè Esce eh, la Twitch Grazie mille per i rialdi Benvenuti a tutti Spero la stemma si andrà bene Oggi che c'è stata una cucina O è domani cucina? La donna invisibile Eh sì ma poi te le dai in mano col, Solo col dinosauro Red Guardian Devi giocare qui una carta Al prossimo turno Ci sta Silk. Dopo che ho qualche qualsiasi carta giocata qui, muo muovi questa carta in un'altra location. Mamma mia, mi piace questa Silk. Muove da sola. Eh, non lo so. Però, secondo me, con Miles Morales nel mazzo. Spacca eh Miles Morales è un 1-5 Tu questa qua già la giochi ed è una 2-5 Sì mi sa che si muove da sola Sennò sarebbe sbroccata Si muove da sola È una 2-5 Sì Metti una carta su Silk Questa si sposta E poi al turno dopo ti giochi pure Miles Morales costo 1 Ma io dico sì Non mi sembra per niente malvagia eh Silver Sable Ehm Puoi giocare questa location solo dove hai più 6 di potere almeno. Ok, 2-6 ci sta, il punto è che tanto. Vabbè, ci sta, dai. Gran buba. Poi, Silver Samurai. Quando questa carta viene scartata dalla tua mano, pesca una carta. Col discard, ci sta? Snowgard, l'abbiamo vista prima. Spider-Man, non si sa che cosa ci sta, però è un 0-0. Ah, forse 0-0 perché. Si sa che ci sta la carta visivamente, ma non si sanno i valori e gli effetti. Ecco perché è 0-0, perché pure ehm, Miguel Oara del 2099 è 0-0. Questo l'abbiamo già letto. Strife. Se il tuo avversario ha più 12 poteri in questa location, alla fine di ogni turno. Distruggilo. Ah. Ok. Se tu lo metti in un campo. Se l'avversario ti fa più 12, questo viene distrutto. Dipende con cosa lo giochi. Tutti i personaggi di Zanapo sono esistenti nei fumetti o qualcuno se lo ha inventato? No, esistono tutti, sono tutti personaggi esistenti. Atma 2.0. Sì, tipo, boh. Surtur. Se muovi la torcia umana in questo location ottieni più 10 di potere. Mamma mia. Con il move, eh, me. Un surtur, silk. Un mazzo move non facilissimo, ma boh. Oppure lo fai. Lo fai con Mr. Negative. Ed è comunque uno 0 Però il move potrebbe ribaltare tutto, eh. Tribunale vivente. Allora. Ah, questo era interessante, è vero, tutta la nostra potenza di tutti i nostri campi vengono divisi equamente su tutte le location. Quindi, se voi avete tipo un campo con 40 e poi 0-0, lui le proverà a dividere, capito? L'alto evoluzionario, sì, l'abbiamo già visto. L'abbiamo cioè, visto, l'avevamo già visto. La forza della Fenice Effetto alla scoperta. Resuscita una delle tue carte distrutte con più 5 di potere. Se quella carta è Jean Grey, ottieni più 10 di potere. Dove cazzo è Gin Grey? Donde eres? Boh. Eh non ti preoccupare, puoi comprare comunque, comandino. Sul sito di Marvel Snap eh, si compra in questa valuta qua. Sul sito ufficiale di Marvel Snap, la valuta filippina. E eh, non, non accettano altre valute. Quindi per noi costa un po' di meno. Con il cambio. Um, Todd Muovi l'ultima carta che hai giocato in questo location Vedete quanti move Hai già letta Jing Grey Ma davvero Ah Ah ok La prossima Ah ok ok Va bene um, Tube Ben quando questa carta viene tutta aggiungi Spider-Man alla tua mano. Bellissimo! Bellissimo! E... Cioè, questa cosa significa... Non è che devi avere Spider-Man nel mazzo, eh. Questo è tipo Thor che ti aggiunge il Mjolnir, capito? Però te lo metti in mano... Un po' sad come cosa, ma figa, bellissima. Poi, Viv Vision. Quando muovi una carta in questa location, muovi questa carta. Ah no, quando muovi una carta, ho capito. Quando muovi una carta in una location, questa carta la, lo, segue quella carta lì. Ok, War Machine. Le altre carte che costano più uno. Hanno potenza più uno. Scusate, questo non è Casar. Al posto di un 4-4 è un 4-5. Eh, è uguale. Beh, è utile. È un più uno di forza, Beh, sì, però è tipo... Non sapevamo che cazzo di effetto mettergli. Ha detto Atrix che lo cambieranno. Ah, ok. Witchfire Effetto la scoperta. Il tuo avversario pesca una carta. E aumenta di uno, uno di costo. Va bene. X23. Quando questa carta viene scartata dalla tua mano, Rimettila in mano. A costo zero Cioè. Eh, questo tipo con. Cioè è, è Swarm! È come Swarm, eh? Cioè. Sì, ma a me. Vabbè. Non si duplica, però. No, no, certo. però. Se hai pure Swarm, è un'altra carta zero che hai, capito? Yo-yo. Quando questa carta si muove, muovila indietro e dai più uno. Hai il move, ragazzi, diventerà fighissimo. Comunque, queste carte non è che escono tutte in blocco insieme. Cioè, ne passerà di tempo. Secondo almeno fino a giugno sono queste carte, eh. Almeno, almeno fino. Fino a giugno. Sì, vogliono boostare il move. Allora, eh... facciamo qualche sfida. va. Quanto si resetta il coso? Quanto ci abbiamo prima. Abbiamo 32 minuti per liberare due sfide. Vabbè, facciamo. No, no, non, non la season. Dai, rimettiamo, mettiamo Spider-Man. Provo questo deck: Sunspot, Angela, Iron Heart, Morph, Bishop, Punisher, Mr. Negative, Jubilee, Iron Man, White Zuku Tiger, Zuku. Blue Marvel e Magic. Ah, per fare il Mister Negative. Tavs, grazie mille per il risultato, è entrato nella flotta spaziale il 25 mese, grazie mille. Oh. Interessanti, abbiamo tempesta, eh... Questo è un modo di merda, eh... Un, il mio, eh... Non ne parliamo, cioè. Dude. Mamma mia, se capita il bar... Uh... Sto pensando una cosa. Ah, qua gli faccio un mezzo favore. Vabbè, manco troppo. Boh. Eh, però, eh, io voglio fare tempesta. Io voglio fare tempesta, ragazzi. Ma poi non posso giocare Drax. Ah, no, voi dite, se no lo faccio di qua. Occasso. Oh, Wind Aid My Hand. Ah, in teoria. In teoria... Ho vinto ragazzi. Sì, a destra l'ho persa sicuro. È un bot. Eh, ma io gli metto killmonger, ragazzi. Faccio fuori uno, due, tre, quattro, cinque. Che snap. E snappa, e snappa uh... Facciamo Ehm il killmonger prof subito potevo fare Ebbene, ma non, non avevo i soldi per farlo chat Vediamo Ah quindi a destra non gioca manco lui. Terzo contro il bot. Eh, la giocata Killmonger in anticipo, ma frega oh! Vabbè, è un campione. Questa era una partita solo per fare le sfide, ragazzi, ma che avete capito. Sì. Guarda che meraviglia. O oh, shang non cevo. No, avevo io priorità. Avevo io priorità. Vabbè. È andata come è andata. È andata come è, com è andata. E il super mi ha mandato un attimo in tilt. Eh, cioè. E andare in tilt non riesce a capire che dove fosse il bot. Ci sta. Anche qua non si gioca, prossimo turno per ora non possiamo giocare. Lisardino. senza nome. Ma, eh. Yeah. Eccoci qua! Un grande nome. Cioè, un, un grande inizio. Come si capisce che ha priorità? Chi ha il nome colorato? Vedi che in alto qua, in alto a destra, ci sta il suo nome che è colorato. Lui ha priorità. Se il suo nome eh, fosse... Se lui, se lui non aveva il colore lu il luminoso, allora era mia la priorità. Brutto. Mi piace. Tra l'altro non possiamo manco usare Claw. ma io non pensavo che giocasse qua, sinceramente. Eh... Persina. E mette un 4 è persina. Beh, boh, è un pareggio be Oh, oh. Ah. Però è persa comunque. La nostra massima giocata è 7. Però se noi facciamo così, è come se in verità stessimo giocando un 9. Perché? Perché dovete considerare che io gioco 5, ma gli levo 4. Quindi è come quasi. Cioè... Vabbè. Sti cazzi, tanto. Maledetto Dr. Doom Il mazzo perfetto contro di me Dr. Doom <ride> Il musica di secondo non adatta Vabbè e, Eh Volevamo provare tanto le sfide abbiamo Ci siamo liberati Volevo solo liberarmi due slot Eh Vogliamo giocare Mister Negative Dai facciamoci un mazzo con Mr. Negative Eh Quale Che facciamo Che facciamo Com'è Com'è Mr. Negativo? Che mi proponete? Tutto tu, tu, l'ultimo tu, tu. l'ho dimenticato di questa Ma ah. eh, non ho Mr. Negative? Ah no, ma sì che ce l'ho Ah no infatti Ma sì che ce l'ho E perché non me lo dava con cercando Mr Negative Eh, eh. Allora Mr Negative perché è negativo e non negative. Ah... Come dici questo qua, eh? Aspetta, serve l'uguale alla fine, beh? Come si mette l'uguale, ragazzi? La cazzo di tastiera, non riesco Riesco ad incollarlo. Provo questo ultra meme, ma ti diverti sicuro. Come ultra meme? Allora, Psylocke: Psylocke, 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 Carnage. Psylocke Carnage Zabu Quale cazzo è la variante Vabbè questa Zabu Eh, no, eh non ce l'ho Niente Maschione Uno scimmione allora, tu mi dici Ale di fare Sunspot, Zabu, Iron Heart, Morph, Mystica, Mister Negative, Wong, Iron Man, White Tiger, Magic, Jane Foster. Thor e Arnim Zola. Mi piace. Cioè, le carte mi piacciono. Poi. È da vedere come. Come performano. È da vedere come performano. Allora, sunspot Zabu Iron Heart. Che è una. 2 3 3 0 Morph Mistica perna che l'abbiamo messo Wong. Wong 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 Iron Man 5 0 White Tiger che è una ah, intanto mi ha detto Magic White Tiger Thor e. e Jane. Thor? Dov'è Thor? Tor è 4-3. Ah no, no, non devo mettere Thor. A che mi serve la, la, la... Che, A che mi serve Jane Foster? Ah, perché Mr. Negative. Eh... Ah, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Poi c'era Zola. Ah no, non Thor, non Thor. Jane Foster perché ti prende tipo. Eh, mi, mi fa pescare Iron Man, mi fa pescare Morph, mi fa pescare Mystica, mi fa pescare Iron Art nel caso. Ci sta. Per sbaglio ho acquistato il bundle della roccia. È più doloroso un colpo in testa o l'impiccagione? Eh no, ma infatti il bundle della roccia è veramente una cosa orribile. È quel coso là che ti dà pure... Mh, il, eh, il coso. Cioè. Il migliore acquisto che possiate fare su Marvel Snap. Va bene. Proviamo questo pazzo... Pazzo, pazzo, mister negativo. Proviamo questo pazzo, pazzo, mister negativo. Tu, tu, tu. E qua giocheremo. Giochiamo Sunspot che non lo voglio mettere a sinistra. L'obiettivo ovviamente di questo mazzo è pescare Mister Negative. Immagino. Chiaramente. Si chiama Mister Negative. Eccoci qua. Sì, mi ricordo del Bar senza Salomi, in effetti dice ho rischiato, ma... Ah no, non lo pescheremo mai. No, no, no. Ok. E mo? Il re del pianto, ma no, perché ora che faccio? Lui ha priorità, peccato, si prende questa. Eh, Jane. Sì, però... Magic into Jane. Io la farei qua, lui mette Iron, Iron Man. Bishop lo prende in generale una carta. Ok, più uno è pericoloso. Bishop, ovviamente, questo mazzo non ha dei contro count. Cioè, nel senso: qua mi servirebbe Wong. sicuro me lo pesco no 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 dico I am Iron Man dai ti prego Modo. Ok, ok Possiamo cominciare a parlarne e... e quindi lo scopo sarebbe tipo fare Se faccio White Tiger Cioè se faccio tipo No, converrebbe fare tipo No. Perché no? Al contrario. Perché al contrario? Wong, mistica che copia Wong, Iron Art. Ah, dite, de... ah, dire di mettere prima. No, no, sì, ci sta, ho capito. Vabbè, sì, sì, ok. Ma non è che c'è. Cioè... Vabbè, ok, ho capito, ho capito. Vabbè, queste comunque. Cioè, co queste cose mi si fulano dalle, dalle tigri, no? Vero? Quindi morfa è inutile. Evoco quattro tigri. E allora? Vediamo. A destra perdo. Sì, vabbè, ma vinco al centro. Eh forse, non lo so, eh magari perdiamo perché è capitato comunque il mazzo mezzo... Però è interessante. <silence> Mamma mia, arcento veramente... Che sfiga cazzo. Cioè. Che sfiga cazzo. Che sfiga veramente. Bastava poco poco. Però mi piace, carino. Assurdo, come non ti briccano non è che più inconsistenze del gioco. Ci sta. Devo giocare a destra. Ma cosa? Facciamo solo 3 slot. È ossia maschio? Devo giocare a destra che era il suo campo più alto. Eh, ma c'erano 3 slot. Andiamo di riuscire a fare Magic al centro. Se proprio lo vuoi provare, puoi mettere Deathlock al posto di Venom. Ma va in contrasto con Mr. Negative. Alla fine ti serve solo per il Tool Destruction. Ma perché devo fare? No, non voglio mettere la roba con Destroy. Oh. Io farei così. Devo sfruttare Iron Man Mystica Ma vincevo un solo campo, no? E eh, non lo so. eh io sto chiedendo. È la prima volta che gioco Mister Negative. Quindi, però Iron Man Mystica, raga ah, lo... ah, lo usavo su due campi. Iron Man su. Ma mi becco sempre Mister Negative. Mo' pure prima che c'era quell'altro cosa, cioè. Eh. Eh, vabbè. Eh... Sì, faccio Iron Man Mistica, però ragazzi, come lo uso? Perché lo, lo, al momento lo uso su Mister... Come passa? E butto il mana. Ma come passa? No, perché passa? Passa. Anche lui ha passato. Magari ci dobbiamo la stessa roba. Eh, ma passa, regà. Ma se deve giocare centro, mo. Il mio deck lo devi giocare al turno 4, indiana, ovviamente. Il 5 non puoi giocare. Eh, ma che fa? Cioè... Io farei tipo così e al turno dopo mistica oppure e poi mistica Però mi sembra un po' una cazzata. Non eh, so, perché dobbiamo giocare tutto là Proviamo Angelina Che ha messo Iron, Iron Man. Man E Angela qua Iron Man Io effettivamente la vedo spesso I am Iron Però Vabbè 20 è solido eh Eh ma così è tutto un cazzo Devo fare la combo Iron Man Zola. Sì. Non devo far rivedere subito Iron Man 0. Ah, dici tanto. Costava 0. Metterlo ora dopo cambiava poco. Ok. Iron Man. Mi sembra giusto. I am Iron Man vince lui Eh sì Sì eh cioè, Di nuovo Ma pure prima Prima era capitato di nuovo quello Cioè Ho capito Mr. Negative uguale E eh, prima era capitato Non mi ricordo cosa Che c'era un mazzo gigasimile Ah si, sì, Che si è preso Xaver Là era Quell'altro Boh Tutti i mazzi che, si, che gli fanno comodo Le mie carte Mettiamo Sunspot qua, peccato avere Iron Man in mano. Ma mi regala Iron Fist? Eh? Ah! Certo, insomma, abbiamo tutte le carte che potevano costare. Cioè, mister ragazzi, adesso è tipo inutile. Saglio. Interessante. Però... Fai così. Mamma mia, un po' godo. L'ideale sarebbe mettere Mr. Agate In un turno prima con Psylocke Eh ma c'è anche Che si chiama C'è anche Zabu Comunque no? No No bueno Te quasi magic di qua Avevi il Nuts La giocata corretta era Iron Man mistica Più Sunspot turno 5 Con Iron Man a sinistra da solo e poi T6 Zola su Iron Man Ma non potevo mettere Iron Man a sinistra Ah lo mettevo al T6 Potevo giocare solo al centro A allora, lui non gliene è fregato niente di giocare qua Perché tanto ha detto vabbè Sì però voi dite... dite cioè voi volete fare Zola su Sunspot l'ho capito al prossimo turno però che diventa un 15 però secondo me lui si busta eh In teoria, eh, io, io lasciavo il centro. A destra. Di solito col move. Si vince. A sinistra si perde un botto, tipicamente, perché è quello dove sposta tutto, capito? Però vabbè, non ci siamo posti. Cioè, non abbiamo scoperto il nostro destino, ehm... vince con una sola carta. E eh, questo tocca usare il mazzo. Tocca usare il mazzo. Infinauta, ma che si busta. Siete una busta. Sta Siloc al posto di Morph. Ve lo appoggio anche perché Morph a me è una carta che boh. Non è, un è una White Queen. Ma casuale, cioè in teoria, mezza boh. Sì, non lo so. cioè È una roba strana. Può andare bene, può andare male. Annichilito, no, no, ci sta. Ovviamente abbiamo tutte le carte che costano, che potrebbero costare zero in mano. Quindi, Mr. Negative è ufficialmente diventato inutile in questa mh, circostanza. Direi molto buono anche pescare Zola, sì. Non male, non male. Ne mancava una di carta zero, eh sì, l'abbiamo presa. Ho una domanda. Se faccio iron art a destra no non è che mi si non è che potenzi Vabbè, tanto rimane a zero a destra ma non è che po... da più 2 più 2 più 2 a sunspot da solo più 2 a sunspot giusto allora secondo è inutile perché io spreco 3 per avere un più 2 ma sunspot già si prende il 3 si schippa anche se mi riempio la mano ecco Cambiava niente alla fine, dai. Onesto. Ah, pure con le palline, eh. Va bene. Va bene. I am Iron Man. Ti dirò. Poteva andare peggio. Che culo. Si ma non c'ho niente. Che culo di che? E che ce faccio? E come glielo faccio il per due? Faccio Wong White Tiger. Però dove li faccio? Eh? <ride> li devo fare a destra. E a destra lo perdo sicuro e punto a vincere qua e qua insomma, manda solo due tigri, eh. Non è che fa chissà cosa. Wong is Iron Man Eh, ma che ci faccio poi? Raga, Wong Swirenman fa 4. Lo so, così per... Eh... Eh. Vabbè, dai. Non si sa che cosa è successo, eh. Chi è che ha detto prima che non si cliccava mai? Eh. In questo mazzo, in realtà, problemi del genere. Carte con costo zero può essere utile una carta che mescola il mazzo. Magari, proprio al posto di morph. Una cartola che. Una carta che mescola il mazzo. Ipo. è Una carta che mescola al mazzo so che ce n'è una. Mi sembra Adam Warlock. Che ce famo? Il concetto è quando c'è Crystal. Ah, l'ho trovata l'altro giorno. Eh, però però Crystal, ragazzi, che cosa che cosa? Che cosa cambia? Cioè, se io ho messo già Mr. Negative. E io ho le carte. C'ho Iron Man in mano. Non è che se va nel mazzo, Iron Man diventa 0-5. Non è un effetto continuo sulle carte che arrivano dal deck. Mr. Negative. È un effetto alla scoperta. Basta A me Psyloc piace. Eh, sì, esatto. Psyloc. Psyloc mi sembra Mi sembra una valida possibilità. Vediamo Pura levare Sunspot e mettere basta. Va bene. Va bene. Basta. Ok. Non becchio Mr. Negative è un casino. Eh, Il master si chiama Mister Negative. Ecco qua. Tre carte che costano 0 Cioè, in questo caso, questo qua è un brick assoluto, scusate. Come la gestisci? Cioè, secondo me l'unico modo gestibile e interessante è che riesci a formare qualcosa prima e poi fai Iron Man Arnim Zola. Per questo ti serviva Crystal. Sì, ma non cambia nulla, ragazzi. Ma che non l'avete capita com'è Crystal? Eh, cioè, non, non cambia niente! Inutile. Direi che così briccano l'80% dei casi. Beh ma dai! Pappa, pappa. Pa. Interessante. Interessante. Ma è assurdo! Oh, io non li incontro mai, Mr. Negative. <susurra> <susurra> Non cambia un cazzo. usare mister negativo adesso. A che mi serve? Wong qua. Certo che cambia per Mistica. Eh vabbè, ma appena carta. Mi faccio Jane. Cioè, boh. Io farò magic. Pescherò Wong. Ecco qua. Perché non l'ha fatto qua? Metto la tigre. cosa fa Black Panther? Sì, Black Panther ce l'ho. Ah. Era era una buona idea mossa secondo me, cioè. Wong, tigre bianca, Iron Art. Sul fazzoletto sinistra, sì, ma è casuale. È un rischio del cazzo. scusate, no? Mi deve capitare quella. Eh, queste... Tocca fare per forza l'altro mazzo. Allora, su Wong. Prende tutto. Ci sono due carte. Ok, però. Oh. Che cazzo è eh, nezzabone, Mamma mia, ragazzi. Ridicolo. Abbiamo preso pure mistica. E eh manco era utile come cosa adesso fare Mr. Negative. Ah. Eh, le manine fortunate. Eh, siamo per... Sciulk. Ah, è però Zola. Io gli levo il più due. Che dite? Oppure glielo lascio. Tanto quello l'ha vinto. E lo vince con Bishop Angela. Lo fulla. Io farei qua. Ok Comunità può essere quella di... Ah, go. di Adam Murloc perché viene bustata da basta. Interessante. Ecco, questa è una mano interessante. Eh. Idealmente... Però Zola mi è inutile. Zola è utile solo su Iron Man, no? Io dovrei mettere tipo Iron Man. Non è inutile. Mystica, Iron Art Zola. Cioè. Wong. Mistica Iron Art Zola. Io ho rifatto così. Io ho rifatto così. Vediamo, voglio, voglio provarlo. Ah! Che mi fa... Che mi fa zola? Cioè che mi, che mi duplica Iron Man di qua e di là. Ora mistica. Così... Dove sta? L'order. Ho sbagliato? Oh cazzo. Eh, mi sa che vince. I am Iron Man. Ah sì, era meglio. Era meglio prima Zola, perché così si bustava anche Iron Man, vero? I am Iron Però intorno abbiamo vinto, eh. I am Iron Man. Non male? Carino? È eh, un mazzo. Comunque c'ha il suo perché, alla fine. È molto bellino. Era da fare Wong destra. E poi Iron Man Sola sinistra. E Iron Heart. Eh sì, e quanti turni facevi! Eh. Wong costava 4. Iron Man. Cioè, come facevi? Scusa? Zero. Col cazzo che faccio Zero? Top Sylock Zabu Mr. Negative. Zero a giocare assolutamente. Snap. Mamma mia come godo. Mamma mia come sto godendo. Mr. Negative centro. Ho anche Jane in mano, è vero. Non pescare roba zero, non pescare roba... cioè roba... buono. O perdo, no dai. Iron Man sempre in mano. <ride> ok. Cazzo ha fatto Io Giocarei solo Psylock Sì, l'ha presa da me lo so. Eh, libera di la mano, ma raga, eh... gioco pure Wong. Jane mi dà due carte, mi dà Iron Art e Mistica. Vedete che forse ho fatto una cazzata. Io voglio sperare per lui cambi campo. Ah, fazzola! Ah! Comunque vinco io qua. Perdo sempre, no? Siete tontoloni, ragazzi, perché Mr. Nagati va meno 1. Eh, io adesso ho 0 perché lui mi ha dato il più 1, ma poi vado a meno 1. Eh però lui qua fa 26 Allora 26 più 5 fa 31 Ok Secondo me ho vinto eh Perché io faccio No Iron Art destra no Perché poi mi busto qua Oh vabbè vediamo sti cazzi Tanto è per provare il mazzo ragazzi Devo, devo sperimentare il mazzo e capire In teoria I am Iron Man E si è vinta ragazzi Perché poi Red Skull ci dà più uno su tutto Visto che non avevate fiducia Ci sta Carino è un mazzo carino, questo pazzo, Mr. Negative. Sarà uno shop clamoroso. Sarà Thanos. Però no, no, non mi serve. Tanto ora scende in serie 3. No, no, ora si prende, a serie, si prende a serie 3, ragazzi. Lo prendo a gratis. Ma che corri? Eteno lui a usare Zero non su Red School. Eh sì. Il bundle. No, non mi piace. Non mi piace molto. Non mi piace molto. Gianni? Gianni con Mister Nakativi in mano? Mm, dammi qualcosa. Mm. Questo è dopo? No, raga, questo che turno è? Questo quando è, scusate? Cioè, è dopo il terzo turno e all'inizio del terzo turno? Fine del turno 3. Perché non scrivono fine? Cioè, dopo il terzo turno? Durante è veramente caotica come parola. O no, io lo scrivo alla signorina di Marvel Snap, gli mando un messaggio. È un culo assurdo? No, no, ma che dici? Assolutamente no. Assolutamente no. Tu, 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 ma mamma, ma. na na tu, 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 Na che eh, mistica. L'avevo pescata mistica? Pena 8 non molto buono. Anni che fa con mistica, vabbè, ma non vi preoccupate. Bast. Eh, ma la fai qua, bast. Azar. Cazzo di coso è veramente una merda No è Wong Iron Heart No ragazzi Perché il rischio di, di potenziare Mr. Negative Cioè Wong è inutile Con cosa lo uso? Con White Tiger Rischio di mandare le tigri qua Con Iron Heart è non un... Solo Iron Man. A mank. Cioè, boh... Beh, persa E ti ripeto. Punto a sinistra Ma che faccio Come punto Che punto Non c'ho niente Sto mazzo non punta Non c'ha niente Non c'ha un punto Facciamo pure Ironheart in mano non è andata a zero, ma che cazzo? Non molte possibilità No, non è che non sia granché sto ma... cioè, è che non ha... ovviamente non ha consistenza Cioè, se non... Ehm... Se Non ti gira bene il fatto di avere Mr. Negative e di pescare nei momenti giusti le carte che costano zero. Cioè, devi partire sempre con Mr. Negative in mano. Cosa che chiaramente non è successa, ma. Basta. Tirò. Che non è malvagia. Doctor Doom? No, non l'ho. Eh, il problema di Bartz Insomma è che esatto è che ti blocca Iron Heart e. Eccoci qua. Iron Art e White Tiger. vedere che capita Mister Negative. E così ci facciamo: Wong che sta a 3. Mistica che costa 3. White Tiger. E è... vabbè, Pablo, grazie zucu zucu. per il Prime. È entrato nella flotta spaziale per l'ottavo mese. Grazie. Me. Lo sapevo. Era scontato. Zuku Edix, grazie mille per le sabbe, è tornato nella flotta spaziale per il secondo mese, grazie mille. Era scontato. È l'unico modo per vincere a destra? No, era infattibile comunque. Eh, mi sto incasinando col bar, esatto, infatti non devo puntarci con Mr. Negative, eh. Non è vero, è vero? Avete ragione. Marco, grazie mille per il Prime. tornato nella flotta speciale del sesto mese. Grazie mille. Hai tutti i Auguri. Buon compleanno. Buon compleanno. La versione con Wong e Black Panther. È come. Eh, allora, se noi ora facciamo Psylock è eh, a caso. Shuri l'ho comprato. Ma che sei pazzo, maschione? E no. Eh. Oh, Zugu Zugu. Ah, che grazie mille per il Prime. Ben tornato nella flotta bello spaziale Per il video che grazie mi fa mille. condividere una resub che non ho fatto. Okay. Ah, ci sta, bello. Quindi mi sta facendo Che non a Va bene. È un bot. È un bot. Perderemo col bot. Assolutamente sì. Facciamo così. Se capitasse Wong, potremmo fare Wong White Tiger. Toma, prenderebbe anche Mistica 0. Guardate che cazzo abbiamo pescato. Al centro vinci così. Carta zero non le ho tanto L'unica volta che sono riuscito a usare Jane Foster è inutile Assurdo E che fa? Pettiniamo le bambole Aspetta, turno sei questo. Se mi capita, mistica, godo. E pesco Mistica, faccio Mistica Iron Art Mistica Iron Art. Eccolo qua: I am Iron Man. Il mio idolo. Do la mid per provare. <ride> provare Jane. Sì, poteva essere da, da provare. Tanto che ci frega. No, però se mi va una tigre a sinistra. Ah no, si è messo. E vabbè. Ok. Oh. Leva Jane e metti Black Panther Leva Jane e metti Black Panther Ma perché vi piace tanto Sto cazzo di Black Panther di merda Quei 3000 mi stanno proprio sui coglioni I 3000 che ho usato veramente Mamma mia che tilt C'ho pure la variant bella Almeno lo uso <coughs> Ho aperto una stream di T2, la voglia di figa mi sta già passando. Allora, subito basta. Non è male con questa mano in verità, eh? tocca puntare su Iron Man centro o magari fai tipo Wong Mystica White Tiger è già una mano interessante di due punti che mano ha che voglio ah, ah, farlo un po' di due punti ah non ha niente ah ok Il kekv è quasi parabam. Eh, non era male, eh. Wong Mistica Black Panther, porca troia. Ma comunque potrebbe funzionare. Wong Sinistra. per il meme quasi quasi faccio così cioè eh, snap oh snap dai snap sto perdendo siamo vamos Magari quittava, eh. Immagino Odino qua. Odino qua era veramente. Una goduria. Una goduria sarebbe stato Odino. Sarebbe stato assolutamente una goduria. Cioè. Pa pa pam. Allora. Wakanda Forever! Mo, fammi pescare Zola! Mo, fammi pescare Zola, ti prego! Con questo Mister Negativo in mano, un po' godo! Potevi aspettare però a farmi pescare Zola, eh! Lo aspettare se mi ha fare un scarizzola, ma... Ok. Oh cazzo! Oh, ho snappato, ho snappato. Era un arte in mezzo. Eh, però. Ah, dà più una tutte le carte. E allora, scuole, la tigre bianca non la mettiamo a sto punto. No? Perché volete avere il potenziamento sicuro su Black Panther voi? Capiamo? Ok. Io farei magic. Ah, giusto no, perché la, la perché la Tigre può andare a sinistra. Pa, 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 pa I am Iron Man. Io lo farei ora la zola. Niente Wong purtroppo. Ora ma più no, beh c'è il settimo turno eh però. I am Iron Man. Ma questo si raddoppia. Ma che sto vedendo? Ha distrutto il limbo. Ma che cazzo? Mamma mia. Mm. <ride> Fatto una clip. Illegibilissima questa cosa. Lui praticamente ha un deck che è un deck. Però aspetta, perché lui si è fatto Mr. Negative su Galactus per averlo che costava di meno e che valeva 6. Che costa 2 vale 6. Me coglioni, un 2-6 non è male. Eh. Bello Negative Galactus, interessante. Fortuna che aveva la priorità, esatto. Se avesse avuto la priorità mettevamo Black Panther. Eccoci qua. Così, io vorrei fare così al posto di mettere Zabu o di giocarla su destra o sinistra. Per il semplice fatto che, dato che qua non possiamo giocare. E' eh, ancora lui. Ah, dato che qua non possiamo giocare. Eh, poi rocce a zero, sì. Dato che qua non possiamo giocare avremo solo due slot. Non mi va già di riempire. Facciamo così. Ok, lui ha già pescato la roccia. Forse non è stato buono eh, distruggersi Mr. Negative. Non lo so boh. Galactus destra. Lui ha capito che mi voleva mi voleva fregare. lo mette al centro no non può mettere Galactus al centro c'è cioè già Wave Ironheart a sinistra no Ironheart centro così perché se ci capita Black Panther la mettiamo a sinistra e facciamo Arnim Zola Zola sulla roccia. Guarda, se non peschiamo niente di buono facciamo Zola sulla roccia. Vabbè. Bastardo, però lui mi ha fregato la giocata di Zola. Che in verità Iron Man non era male. Però non giocherà mai Galactus. Aspetta. È una così brutta idea? Come no. Come no? Cosa no? Parlate, non scrivete solo no. Cosa no? Che è? Che no? Così. Così. Tu non ha giocato Tu non ha giocato. Man. Che cazzo I am Iron Man. Se loro si riattivano. Effettivamente ha senso questa, questa cosa. Eh, io non, non, us non usando mai comunque la maggior parte di queste. Io queste carte non le uso mai. Se non fosse per Zabu, Magic e Psylocke, non le uso mai. Quindi, non l'ho ragionata la cosa. Perché, eh, effettivamente, Zola fa riattivare le carte alla scuola. Cioè, le fa rigiocare praticamente, no? Giusto? È quello è il concetto. Riattivare tutti gli effetti della scoperta e via dicendo. Ok, ok. Claro. Beh, Iose, no? Oh, sì, Mr. Negative, Black Panther, Zola. Colpa tua, che vuoi giocare sempre il massimo in finale. Ma non è vero. Ah. Ecco, questo è un problema. Questo è un problema. Ah, un altro pazzo che ha comprato la roccia, sì. Ah, <ride> mamma mia, che campi del cazzo. Lì potevo vincerlo facile, però che poi che cosa giocavo? No, Panther Zone lo posso fare qua, eh. Ma è... Giorno sbagliato per giocare a sto mazzo. Eh sì, ma perché questo? Ma perché dovrei comprare la roccia? C'è qualche regalo segreto? Sì, le... in verità la roccia è un bait. Compro, le vedi che succede. Pa, 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 pa. Uh. Tanto vince a destra, guarda. Eh, ti pareva. Era ovvio. Cioè... Eccoci qua, Iron Man. Faccio così Black Panther C, Sinistra E poi Zola destra Però io il, ce cioè il centro Non si può vincere ragazzi. Come si fa a vincere il centro? Ah, se non dire è meglio questo in verità, nope. ah. no, no, cazzata. Ci deve avere Ela. Deve avere solo Ela, ragazzi. Ah. È riuscito a fare la combo della vita Si è fatto donna invisibile Modo Kela, con tutti sti tizi A parte che Sfiga che quelli grossi sono andati entrambi qua Però vabbè E che erano i campi sbagliati Per giocare Ela Poi non ho capito perché C'è cioè, questo Cioè La donna invisibile si attiva dopo Rispetto a questo Cioè, è partita. Campo. E poi donna invisibile. Alla fine della... Ah, perché è la fine della partita. La fine della partita viene dopo la fine del turno. Ci sta. Ci sta. Vabbè, è andata male. È andata male, dai. Poi oh, dobbiamo vincere un campo con uno snap. Abbiamo fatto. Che prenderemo. Variante. E taglie. Forza così. Ottimo. In ordine di primo i i Io vi direi che è una mano interessante eh? con, quel, con quel Nexus io faccio Snap Io faccio Snap Va bene, fa niente Mettiamo subito Zabu qua Così magari poi giochiamo Wong di qua con Iron Art ci, ci potrebbe stare Eh no, però è tutto il cazzo poi dove lo gioco Zola? Non lo gioco. Vabbè, a niente. Eccoci qua. Eccoci qua. Wong sinistra. Cosa no, intanto gioco Bishop sinistra? Tanto non cambia niente. Eccoci qua. Meglio mettere Wong destra, direi. Sì. Meglio mettere Wong destra. Silver Surfer, ecco, è molto interessante con Wong. Mamma mia, Wong, Iron Art, Silver Surfer, Iron Man, si può fare o c'è troppo mana da usare? Ma tanto Silver Surfer non potenza un cazzo. Sì, lo posso fare, però. Eh, cioè. Mamma mia, lo sapevo che dovevo tenermi il campo libero. Nimrod Zola, guarda che cazzo facevamo. Lo sapevo che dovevo tenermi il campo libero per, ipoteticamente per Zola. Com'è meglio così? Ah, perché faccio così. E poi. Ah! Però il Nexus. Lo faccio comunque. Funziona. Cioè, come. Così non faccio punti Nexus. E poi era un art, era un altro silver surfer. I am Iron Man. Mamma mia, che palle. Mamma mia. Facciamo così. Zola sempre. Ah, devo fare Zola? Ah, c'è Cosmo. Ah, vabbè. Eh, vabbè. Vabbè. Mm. Ah, Silver Surfer bustava Iron Art. Beh, perché ho, ho ragionato su Iron Art busta Silver Surfer. Vabbè. Ma niente. Niente, dai È andata così, è andata così Doveva andare così, ragazzi. Però ho vinto Ah, no Vabbè Ci sta Come ha detto Atrix ieri? Ieri Atrix ha detto Ma... E chi la gioca in Chantress ormai? Due volte l'abbiamo trovata oggi, eh? Due volte. Vabbè. Buono il superflusso. Vuol per dire da ora... Ma c'è già da ora quella cosa che sta che, che sta infinito gioca solo con altri infinito e può trovare tutti. No, no, posso trovare tutti, non trovo solo gente infinito. Eh. Ah! Che mano! Iron Art potenzia il nulla, Mistica oh, prende il nulla. Aspetta, aspetta, aspetta. La possiamo gestire. Fidatemi. La gestiamo. Toccherò Magic al centro. Le basta in mano, devo dire che non è male, eh. Tu hai snappato. Io comunque lo continuo a dire, ragazzi. Io voglio la carta di Miss Minute. Miss Minute che fa? È come Magic: si gioca al turno 3 massimo. E ti fa: Ti mette questo campo. Ti mette la TVA. Bellissima Uh, Zola Sta Illegale Eh, beh, però dai Secondo me alla fine molti, cioè, moltissime location Vanno in combo con, i, i, eh, con alcune Buono che io prendo sempre il più uno Uh, mamma come godo io quasi quasi lo faccio ora. Raga. Faccio. Guardate qua. Faccio. Così. Me le riprendo in mano e lo rifaccio. Lo rifaccio da sinistra. Perché qua non potrò distruggere Black Panther. Oh snap! Com'è no? Perché poi non sai cosa prende Zola. Certo che lo so, lo faccio qua. Prenderà solo Black Panther, ragazzi. Ah. inaspettata questa mossa di dottor octopus esatto Manu eh. però capito io cioè, perché prima dicevate di no io prima quello che volevo fare era questa cosa qua ragazzi io mettevo black panther zola ok me la ridava entrambe in mano no Qui mi rimaneva solo Zola e sti cazzi. Ma qua fuora. mi rimaneva solo Black Panther. Io poi mettevo Zola qua. Uno su tre ha preso Zola. Vabbè, ma no, ma non è che se noi non faceva niente, ragazzi. Poteva fare qualsiasi cazzata essenzialmente, ma il dottor Octopus è stato un po'. cioè Quasi vinta, eh. In verità. Tutto per quella merda di zola. Ah, scusate, c'è una domanda. Odino? Frutto Si sì, ha vinto Octopus, quello sì. Non c'hai le mani, run. A che serve? Boh, non lo so per riattivare. Ma perché, vabbè, in quel campo lì, però. Troppo lento Odino. Ok, ok. Allora, Mystica Wong. Interessante. Abbiamo Magic. Abbiamo Opsilock. Se facciamo Opsilock al turno 3 facciamo Magic al turno 4. No, oh, Iron Man Eh mm. Noi possiamo Sostrarcela No, in verità manco, cioè No, stavo pensando di far fuori... di far fuori destra con magic, ma... Tarkocchio non lo shop, comandi. Beh, se ti piace, se c'hai magari... Eh... Rock Slide, lo puoi... Non so, eh. Lo puoi magari provare a usare. Istica sacrificata. Onesto, hai fatto infinite ancora, pensa alle mostre Ormai fa un mulzo di cane che ti frega, ma non per. beh, per imparare. Per imparare la. cioè, per imparare comunque le cose. Uh, sei cosi. Allora, che non troviamo una variant? Eh sì, che la troviamo una variant, ragazzi. Tutti i crediti, ah, vabbè sono comunque buoni, abbiamo finito tutto il capitolo oh, Mi servono due sfide da fare oggi, domani, quand'è e stiamo a posto Due variant, due Che forza, cioè non due variant, no no, variant Allora io mi levo le cuffiette, guarderò la chat Ok siamo pronti? Voglio delle variant, solo variant, almeno due variant in queste. Allora, facciamo delle bet, me le invento io. Allora, in sei cosetti, troviamo almeno due variant. Allora, troviamo due varianti in sei casse. Sì, no. Un minuto di bet, ragazzi. Bettate sapientemente e fate il vostro gioco. Ah, io ho fiducia. Anche una, no no no, due. Due, due due, due, due Due, 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 due Due, 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 due All in, vai E vai Manu, e betta tutto all Vai, ma guarda come state scommette. eh. Cioè Guarda come sta scommette, Brutti mostri Avete scommesso Quasi un milione di punti Mancano ancora 30 secondi. Voglio vedere 2 milioni di punti su questa scommessa. Fatto. Hai fatto all-in. Manu, hai fatto 250.000 sulla Lose. Eh? Sì. Chi dice impossibile non ha visto il culo che ha avuto ultima ultimamente. Franky, allora perché non stai a scommettere i tuoi punti, Franky? Quanti punti c'hai, Franky? Eh, eh Franky? Quanti punti c'hai, Franky? Mmm. Vabbè, insomma, mi segui dall'altro ieri, Frankie, È il tuo primo messaggio in chat. Quindi, forse non avrai molti punti. È l'occasione di investirli, però. E per diventare il re del canale. Siamo pronti? Oh, secondo me è una variant, eh. Secondo me è una variant. E la prima a casetta, pure bella, pure bella. Manu che grinta i suoi 250.000 punti, li sta proprio per perdere. Buttati nel cesso, lo sciacquone, Ciuff Ciuff Capolinea, le tubature sono vicine. Questa com'è? Una Variant? Ci sta sempre buoni, sempre buoni. Questo è brutto, eh? È brutto. <ride> <ride> E invece mi sa che Manu che grinta si potrebbe tenere i suoi punti. Ci sta. <ride> ci sta, ci sta. Che cazzo di Falcon. Allora, il prossimo mese non uso Falcon, veramente. Eh. Ma c'è una domanda stupenda. Scusate. Deadpool con il bounce non è buono, vero? Deve essere distrutto. Come si? Sì? No, hai fatto 75.000 di profitto. Ci sta. E eh, vabbè. Ah, avevo levato l'audio, scusate, non, ho, non me ne sono manco reso conto. Eh no, Falcon con il, con il bounce, sì, Deadpool no. Fast. Lo so che a voi sta sul cazzo perché eh, limito Black Panther. Vero, però... Per uno in meno mi potenzio Wong e Zola. Eh, ho nerfato Black Panther. Ma tanto al centro capita il bar senza nome, guardalo, eh. Fatela oh, di giocare. <ride> eh, fai pure con la Tigre. Mamma mia, ragazzi, è la nostra partita! Wong Tigre è finita, a meno che, Conussi Ela, Io farei Wong. È meglio Zola Panther? Vero, vero, vero. È meglio Zola Panther. È vero, è vero, è vero, è vero. Gold meglio spendere nei bandolo o preferire le missioni. No, che siamo pazzi! Che missioni, Xavier! No, no, no! Ma che siamo? No! Follia Oh mio Dio! Eh, ma Magic e poi è uguale. Come fate? Era meglio effettivamente. È vero, se io facevo Wong Zola Panther si attivava due volte Zola e stavamo a posto. Eh, ci avete ragione. Ma lui si è fullato il campo, ragazzi. Come pensa di vincere? No set, Bob. Wakanda forever! Mamma come Godo Wakanda forever Wakanda forever Wakanda forever Sleepfatti la mia vita Wakanda forever Victory. Che bello, tipo, eh cioè, arrivare a infinito è tipo, non te ne frega un cazzo, se avessi perso 8 cubi. eh cioè, vedi, stiamo di nuovo al 100. L'altro, già siamo al 106, 107. Non me ne frega più niente. Almeno si gioca per divertirsi, per scoprire i mazzi, è bellissimo. Però chiaramente da martedì si tornerà a giocare Shulkin finale a stecca Fino a che non si ritorna a infinite È naturale Calcolato Così poi si può cominciare a giocare davvero Ha insultato fino a due minuti fa Wakanda Ma sei pazzo? Cioè Sei pazzo? Psylocke Mr. Negative è molto interessante Ecco Questa è una merda Vai ah, per il meme, così metti un'altra d'energia, ma che ci serve? Boh. Hai Black Panther Zola. No, da infinito non si può retrocedere. Come lo vedete Black Panther Zola? Porca puttana, mannaggia Zabu. Eh, non posso fare Wong Black Zola. Perché qua eh, Zabu mi fa costare eh, Wong 3, non 4. Zabu mi ha counterato. Devo mettere Psylocke qua. Oh, proviamo così, voglio vederlo. Posso comunque mettere Wong da qualche parte? Wakanda Forever! Io lo metterei al centro perché Morbius, Morbius cresce. Magari fa. Magari fa Fa cosa? Magari fa nulla, ragazzi. Immaginate che divertimento. Mettono un po' che bomba: eh, Galactus. Galactus nulla. Sì, sì. Però come li fa a fare? Turno 6 è impossibile che li fa entrambi Però vincerebbe a sinistra Se fa Galactus vince Eccoci qua Caro bot Chiarissimo bot America Chavez alla fine La mossa del bot la mossa del bot finale. <ride> certo, comunque è una bomba. Sono al bagno, cioè la, la roccia, sono al bagno, un meme complessivo. Questo l'abbiamo beccato pure prima. Purr! Pensavo fosse tipo power. Eccoci qua. Carino. È come lo sfrutti quel coso? Hai Magic. Ma dobbiamo avere Silo. Grande mano, deliziosa, devo dire. Va ah. a prendere il pass? Sempre, Luisa. Allora, ti direi: Se hai appena giocato, se hai appena cominciato a giocare a Snap, o oh, forse evitalo. Cioè, io ti direi prendilo comunque. Però, da una parte ti potrei dire anche: forse evitalo, perché tra tre giorni finisce. Però. Uh. Place, Però comunque, di base, se tu hai giocato per tutta la, il mese e non hai il pass, compralo perché comunque ti dà tutte le ricompense del mese. Eron non va bene, ragazzi. Perché qua. E sti cazzi, e dai, facciamolo. Ah! Ok. Thumbs up. <ride> no, manco. Don't even. A magic trust. Eh, ma non lo può mettere. Sai lo che l'ha messo prima? o L'ha usato per Mr. Negative. Mamma che culo. Mamma che culo. Mamma che culo, gli è andata la tigre qua c'è cioè, è andata di qua. Però è carino questo... Questo mazzo comunque, eh? Mi piace, mi piace. Wong Tigre. Wong Mistica Tigre. Che ne pensate? Io snap Qua non si può giocare ragazzi, gioco io invece Assolutamente Facciamo così No? Qua tanto è inutile. Eh... Sinistra ovviamente no. Ma qua mi torna in mano, mi rifuro la mano. Non va bene. Facciamo così. La spacca. Eh sì, poi Wong Mistica. Mamma mia. Però mi sa che non riusciamo a giocare tutto, vero? Ah, no, sì, si potrebbe fare. Eh, però la intiamo un attimo. Bene, un attimo intata. Cioè, perché potremmo fare Wong. Ah, teoricamente è meglio fa così. Cioè, eh, perché sennò no fai così. Si fa così... E poi si fa Mystica Iron Art. Conviene secondo voi? Secondo me sapete che forse sì? Perché tanto lui di qua. Ah, con Mystica poi non copio Wong. Ah, avete ragione. Sto stupido, sto stupido, ci avete ragione. Ok, lui l'ha giocato qua. E per, chiaramente perché giocherà Taskmaster di qua. Chiaramente gioca Taskmaster di qua. Quant'è? 7. 7. 14. 21. 21 più 3. 24. 24 più 4. 28. Quante ne mettiamo di tigri? Maledetto, maledetto. Ho sentito un dolore al cervello. Mi sta, mi sta pulsando la testa. Tilt. Dai, una volta che si poteva fare quella roba, le vedo sempre. Mattia, grazie per il Prime, benvenuto nella rotta spaziale. Grazie Zubu, mille. Zubu. Le vedo sempre quelle cose. Eh, mistica è. Eh? Ecco, è un problema. È un problema. Odio assoluto per Cosmo, Wong e Shang-Chi Eh, nel mio mazzo normale ci sarebbe Cosmo e Shang-Chi assicurati Wong, vabbè Wong in verità non lo incontro molto spesso Più che altro perché Wong è molto leggibile Cioè nel momento in cui Perché quello mi ha messo Cosmo, no? Perché E di Wong Eh, è... cazzo, sai che stai per fare qualche giocata Metti Cosmo e è counterato Chiaramente Pa-pa-ra-pam. pa pa, da, pa, 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 pa. Mo qua. Galactus però io rimango così faccio Black Panther Iron Man cioè adesso nel senso io adesso uno la, la io una la uso di tigre ok Ah, oppure Black Panther Destra. Ho priorità. Così mi arriva in, in mano una carta da 8, vero? Mamma mia. Ricordati di nulla. Vabbè, eh, 9. Eh, 9, 8, 8 più 2, 3. Eh, cioè, 11. Io farei così. No, Shang-Chi, no, mi fa Spider-Man? Vabbè, io faccio subito così. Eh, vabbè, se mi fa se mi fa eh, Shang-Chi, cioè ah, Mamma mia come godo. Fortuna che non ho fatto Iron Man l'ultimo turno, altro che Ao. Oh. Non giocare nulla, ragazzi. Eravamo morti se non avessimo giocato nulla. L'unica cosa è che può avere Shang-Chi. Se a Shang-Chi ha vinto. No, manco. Perché è un 3 e lui arriva ad 8. <sussurra> abbiamo vinto. Vittoria, oh, Sì, sono là in queste partite, Pedro. Ok. Eh, non è malvagissimo questo mazzo, eh. però... Cioè, ma metti Magic. Non si poteva mettere Magic là, ragazzi. Eh, non si potevano le giocare le carte che costavano 3 e mi costava 3 Magic per colpa di Mister Negative. Oh, un... Un coso strano sul braccio. Giocherino contro, sì, che però anche lui ha comprato la roccia, vedi? È un grande, è un campione. Mister negativo è interessante. Però io farei così. Wong. Mistica. Ah. aid my hand. Non lo so, sto pure pensando a Zola Panther e Zola. Allora è meglio qua? Ah no. No, perché qua... No, Mistica Panther Zola. Così mi spacca sia Mistica che Zola. Proviamola. No, perché io, voi me l'avete detta, ma... Occhio, okay, questo ha fatto la giocata così, eh. Ho il 50%, però perché? Perché le spacco entrambe, no? Come ho il 50%? Non le spacco entrambe? Le spacco entrambe. La mia speranza è che si spacchi prima Wakanda mistica. Forever. Giusto. Perché se noi spacchiamo Good prima guy. mistica. Mistica va qua e poi Black Panther ancora di più, no? Giusto? A sinistra non fai punti. Eh no, certo che li fai perché Zola va anche a sinistra. Eh, cioè, scusa, Black Panther va anche a sinistra. Bellissimo questo, questa giocata. Sono a cosmo cose simili. No, certo, però. 2-2 bella 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 arena ci sta e vabbè L Abbiamo provato vedete il problema c'è cioè, questo mazzo è capito perché è esatto ti rendi conto cioè quando vedi quando vedi eh vabbè vabbè, vabbè. avessimo giocato come dicevo io all'inizio solo mistica Solo mistica. Ok. Al centro andava bene. Ma se faccio così, lui va a meno 2. Ah. Bellissimo. Ra, pa, 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 pa. Forse era meglio cambiare quello di sinistra Ho è vincolato con le mani Sì sulle mani però oh. Interessante amico Tra l'altro devo dire che questa pixel a me piace Quella di tempesta Eh se devo essere Veramente onesto Ehm uh... Wong Mistica Tigre Bianca? Che dite? Wong Mistica White Tiger? Tu hai il prof? Che ne sai al prof? No, ma non mi può counterare Mamma come godo Mamma come godo Eheh Fatela in faccia, tempesta Sì facciamo così Però Secondo me se mette Galactus centro È un casino Però non mi sembra un ma... È che quando vedo Octopus Penso a Galactus Capito Wakanda forever Shang-Chi, centro, chiaramente sicuro. Per cui ha snappato. Ovvio. Si, sì, Black Panther è un po' una cacata. Eh, Black Panther, secondo me è buono solo con Zola. Con Wong fa cacare perché. Black Panther lo usi al turno 5 e ti rimane a 8, un pulito 8 che non è counterabile. E poi fai Zola. Però, perché non hai fatto fuga? Ah, perché chi se ne frega dei cubi? Io. Onestamente, non ci sto più pensando, ragazzi. Ormai, ecco Zabu, Mister Negative, Wong, Mistica. Ah, è counterato. È counterato il ragazzo. Counterabile uguale, solo non da Shang-Chi. Eh vabbè, ma tutto è counterabile. Che bordi. Però, con Black Panther particolarmente. Ah, ci sta. Eh, sapete cosa si fa? Per vincere a sinistra, Iron Man Mistica. Ok. Ah. Oh. Io faccio così, ma account rarissimo. Ha vinto a destra, ha vinto a sinistra. Che gli vuoi dire? Ah, poi basta, mi sono... Vabbè. Questa è andata, è andata. Ah, beh. Giusto per essere sicuri, dici, eh? Ah, fanculo. Ragazzi. Zola su Green Goblin. Proviamolo, anche se si perde la partita poi, eh. Ah, andava a lui. Ah, perché si riattivava! Ah, cazzo. Ah. Eh, non ci ragiono che la cosa è di zola. Vabbè. Vabbè, no, facciamo un'altra. Voglio, voglio fare un attimino di Thor. Un attimo di Jane Foster uh, con Thor. Anche se quel mazzo di Viper Destroyer sarebbe da provare. Quel mazzo Viper Destroyer sarebbe da provare. Sarebbe molto interessante. Eh, eccoci qua. Ma, ma beh, probabilmente oggi ci sono due hot location, giusto? Bar senza no e TV. È assurdo, eh. Abbiamo beccato una marea di volte. Almeno questa è la terza se non quarta volta. Colosso. Boh. Eh. eh. certo. Mamma Zoccola. Lai. Sì. That... La provi. Ah, il centro è persa. Allora la provi così. Come cazzo la provi? pure un bot Vi prego una carta grossa Oh mio dio godo Abbiamo vinto Effettivamente bastava vincere un campo Victory. pensi lo Shuri non è forte Perché fa diventare red enorme Ma per capolare Cosmo Armor Mas sì. beh Polaris non ho capito perché cioè però sì Cosmo Armor eh... certo Gli proteggi, li proteggi il, eh... il coso Counter Galactus vabbè io tra tutti i mazzi in meta preferisco il mio che non è in meta San Spottino Rogue Joe Okay. Ah, Log Joe Jubilee a destra non è malvagio, eh. Oh. Poi magari a sinistra ci possiamo mettere pure visione. Vabbè, si fa comunque. No? Che ne pensate? Che ci frega? Questo è rischioso. Anaspot che fa? Prende più un'o di energia. Cioè, si prende l'energia, la, la sua potenza aumenta ogni turno in base all'energia che non consumi nel turno prima. L'energia che non spendi va a lui. È un ottimo farmer. Eh, tendenzialmente rimane pure basso. Eh, cioè, dipende, potrebbe pure arrivare oltre 9, però. Eh, oh. Oh cazzo, era costretto. Eh era costretto perché qua Shuri non andava perché non si rivelava, qua non si attivava. Pensando se usare magneto, io userei magneto. Eh, tanto, sposta le carte di 3 o 4. Eh, se sposta Shuri, non è male. Maximus, sono 7 che gli stiamo a regalare. Però, tra giubilie. Ah, ma tanto. Oh no, ma ci può capitare Wasp. cazzo. O oh, infinauta. Eh sì, vabbè però tanto Allora, una viene tirata su. Allora, ragazzi, cioè famo a capisse. Una viene attivata. Cioè viene tirata, pre prende infinauta. Poi cambia, mette la Might Thor, poi ricambia e rimette wasp, tipo. Non è buono. E bo. Bu Vabbè, Vittoria. Ah! Aveva quittato con leech! Eh, lo so che spostavo Maximus. Sicuro doveva fare Taskmaster, ecco cosa. Glitch. Glicettino. Clicettino. È eh, wasp, non è male. Si sì, ha fatto ritirati più tardi. Ti dirò. Molto interessante. Molto interessante. Capitasse Lockjaw ora. Discard. Lockjaw. Però la mitica Thor insieme a Thor io li gradisco. Io li gradisco davvero. Io li gradisco davvero tanto. Lui ha Lockjaw. Io ho il log Joe. A me conviene? Eh fare il log Joe wasp. Se capita il mio miolnir è una cacata. Beh, nel senso va bene, però a questo punto è meglio per meglio Jane. È meglio prenderlo con Jane che con Io farei così. Così Jane ci prende sia... sia il Mjolnir che il Wasp. No? Secondo me al centro vinciamo. Vabbè. Vabbè. Vabbè Mamma mia ragazzi Se io non avessi giocato Potevo fare la mia combo in finale da She-Hulk. Ci rendiamo conto Io farei così E... O facciamo nove O facciamo 9 ragazzi sì, facciamo... No, non facciamo Jubilee, non facciamo Jubilee. Perché almeno loro due prendono forse Visione e Magneto. Vai, proviamo così. Basta che Wasp non riprenda... Solo che Wasp non riprenda i Mjolnir, poi vabbè tanto lui fa shang, vero? No! Ho vinto! E play Effettivamente è stato molto buono il mio holier Devo dire eh. Forse senza il doppio mio holier Non potevamo vincere Comunque mi stanno piacendo tanto Questi mazzi così Continuo a dire che la consistenza Del mio non esiste qua Non ci sta proprio ma ah, è sicuramente anche una cosa di in base a quanto lo utilizzi. Ecco, Thor eh, Jane Foster non è male. Mespidio è unicuno più uno. Altro che il mio. Ma che altro che il mio? E il mio è di una solidità... Però lui se lo spaccherà, quindi è uno snap un po' troppo preventivo. Però come se lo spacca? Solo se ha anche il Monger. Però eh, giocarlo vediamo la consistenza del tuo. No, non mi va a giocarlo. Lo giochiamo... Eh, infatti, secondo me è un destroy che... Aveva Kang. Lich, ok. Secondo me è un destroy... È un destroy che non, è a... non ha Killmonger. Eh, l'avrebbe spaccato con Deathlock. Galactus. ci per Kang. Eh, in modo cazzo lo gioca Galactus. Lo stupido... Grande mossa a casa di Barabà. Facciamo così. Non ha Galactus. Ma potrebbe, cioè, poteva pure averlo con un Wolverine. Però più un Destroy questo, secondo me. Ragazzi, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Quante erano le possibilità che facesse una cosa del genere? Don't you think about it! Secondo me ho vinto comunque, però. Ah, come cado, stupido! È. Fatela rigiogare. Sì, ma fa niente di Jubilee, infatti te, guarda che è stato buono. Victory. Anche senza Jubilee in verità vincevamo, mi sa. Sì, perché 17, sì, sì, sì. Che culo! Che skill! Che skill! Tossico, ma non ho fatto niente. Ha fatto tutto da solo. Lui, tossico. Ho di qua e di là. ni 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 eh, cioè, sbagliando la giocata. Fai la scelta giusta, ma perché devi avere fiducia? Mayu, maiku. Ah, pensavo fosse Mayuk. Vediamo martedì come piangi. E eh, vabbè, martedì si piangerà. E eh, quello è un altro discorso. Bello con Nightcrawler. Se lo sposta di qua, abbiamo carte di costo 1. Daglie. Countdown Parapapapa Ah Tan Spottino Passo Qua si potrebbe tentare la giocata. Io non ve lo dico eh. Però, una Magic Infinaut. Cioè, una Una Sciulk finauta Se capita Infinauta in mano, io la gioco. Wind aid my hand. Eccoci qua. A me è una carta che ti dà uno. Perso. A meno che non chiamo un doppio Mjolnir. A meno che non chiamo un doppio Mjolnir. E chiamo un doppio Mjolnir. Aspetta, aspetta. Visione. Abbiamo, eh. oh, Ma che delizia! Lui mi fa infinauta. Te lo può dare in faccia per quanto mi riguarda. Eh, in verità dipende. Chiaramente lui vorrà giocare Nightcrawler di qua. Guardiamo un attimo questa, quant'è bellina. Lui vorrà giocare Nightcrawler di qua per fare più due. Eh sì, se faccio così, se faccio Jubilee e prendo il mio Olnir, eh, ho vinto in teoria. <ride> yeah. Yeah. Wow! La potenza del culo nel palmo delle mie mani! Guarda la faccina incazzata, Higher further, faster, baby. Eh, eh. Che dire? <ride> Quando ho visto che non c'era in mi sono un attimo preoccupato. Ho detto vabbè, però tanto è vinta. E vabbè. Eh. L'unico modo con cui si poteva vincere Sarebbe stato tipo Cioè con queste carte qua no Visione che si prendeva il più 2 qua spostandolo Ma purtroppo visione non lo potevamo giocare Cioè noi per spostarlo qua Dovevamo giocare qua Perché qua già non potevamo giocare Lo dovevamo giocare qua Ma qua non si poteva perché andava via con l'ogjo Sfortunatamente Vabbè è eh, carino Carino, un grande, un grande momento. Un grande, un grande momento. Ho fatto la clip, Kurama. Dai. si sta. Il subito a destra dovevo fare, eh. Ma non potevo. Ah, al turno 4? Sì, potevo, però nel senso, era veramente una botta di culo. Era veramente una botta di culo, eh. Teva Chavez e metti Dr. Doom. Ad avere Dr. Doom, eh, potrei anche seguire volentieri questa call. Eccoci qua. Ora voglio mettere improvvisamente Death nel mazzo dopo questa cosa. Ehm... Uh... Io quasi quasi... Io farei Log Joe... Nel Chill... Mamma mia, è andata di lusso, però insomma... Eh, vabbè. Ora sapete che capita a Mjolnir. Guarda, ora lo scambia. Ah, viene già... Ah... No, non conviene. Vero mano, pure ammetti il che non c'è, c'è solo la clip in chat, è vero? Che fastidio. Jubilee quarto turno, l'unica pick che poteva perdere era Wasp. Mamma mia. Eh, guarda Jubilee, guarda Jubilee che pick che fa. Guarda Jubilee che pick che fa. forse è il mazzo Mr. Negative che stavamo giocando prima. Lich. Ah, mamma mia come bonus. Non ha giocato. Però vuole giocare... Ah no, non so se... Cioè voleva giocare in fin Ma che senso ha? Che fa il pollice? Ah. Incazzatissimo sicuro. Vabbè. Dai. Direi... Eh, pensavo di spostare Wong, esatto. Con... Eh... Quel coso. Possiamo dire che questa è molto carina e quasi la vorrei comprare. Ma in verità vorrei comprare pure questa. E pure questa. Però... Questi sicuro non li uso mai. Thor. Ci ho pensato. Però mi piace il più Trog che sta poi nel bundle della prossima settimana. Tipo. Sì, nulla, ma non ci faccio niente. Nulla lo lascio lì. Sì, sì, sì. Lo lascio qui ma perché tanto ora scende. Cioè, nulla, ragazzi, non ci si fa niente. Io, io nulla lo voglio. Lo voglio con ehm, Galactus. Però, nulla. Martedì. Scende in serie 3 Quindi spendere 3000 è inutile A sto punto Sapete cosa conviene Tra due settimane Vabbè comunque Quando è, è Va bene comunque La cosa è Tu compri null Se hai già Galactus Ok Però al momento attuale ho punto ad avere Thanos e che scende null Scende da 4 a 5 Prossima season scende. Vabbè, quando è? È un mese, ragazzi. Non è che cambi niente. Questo è un mese. Quando è? Comunque. Al momento attuale io punterei su. Punterei su comprare Thanos, sinceramente, in questa season. Capiterà. A me è capitato tre volte questo mese, dai. Eh. Deve capitare. Galactus e null. Triggerato da Mr. Negative. Galactus null Trigata da Mr. Negative. Beh tanta roba, eh. Mi piace. Galactus null Mr. Negative. Mi piace un casino. deve risultare la combo. E eh, vabbè. Manine, 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 manine. Comunque, tanto non bricca mai. <ride> Comunque, eh, per quest'oggi vi, vi saluto, ragazzi. E questa qua è stata l'ultima mia snappatina in stream fino a eh, fino a martedì. Martedì proviamo la nuova system. Tanto l'attivano nella notte tra lunedì e martedì. Noi ci vediamo domani in stream. E invece, penso, lunedì mattina penso di non essere in stream, ma teoricamente. Ci dovrebbe essere il talk show la sera. Eh, anche se boh, perché ho capito che ci sono delle anteprime forse di Super Mario. Quindi non so, non so se è fattibile la cosa. E In ogni caso, comunque, tanto, ci vediamo domani. E basta. Ehm, pensavi l'ultima stream? No, 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 no. Due giorni senza snap. Eh sì, sì. Due giorni senza la snap. Io. Vediamo domani, ma soprattutto noi ci vediamo sempre. Tra le stelle. Scatush. Ciao.